sostenibilità, identità, innovazione. Questi sono i tre pilastri su cui Confagricoltura Brescia si impegna a costruire un futuro per l'agricoltura e per l'intera società. E lo fa grazie alla forza di un'organizzazione ultracentenaria che oggi come allora sa mettere al centro dell'azione il fare impresa. La sostenibilità rappresenta un impegno per tutti noi, con l'obiettivo di coniugare il reddito degli agricoltori e l'innovazione, con scelte capaci di salvaguardare i beni naturali che sono alla base della nostra attività: suolo, acqua e aria. L'identità rappresenta la tradizione, la storia e le radici della nostra agricoltura, che sono alla base della sua unicità. L'identità di Confagricoltura Brescia è il legame tra i produttori agricoli e la terra che coltiviamo. E la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo per la società e per l'economia del nostro paese. L'agricoltura è oggi chiamata a confrontarsi con il futuro e la chiave vincente è senza dubbio l'innovazione. Solo così, grazie alla ricerca e al progresso scientifico, si riuscirà a coniugare crescita produttiva e sostenibilità ambientale. Sostenibilità, identità, innovazione. Il nostro impegno per un sì. Signore e signori, il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli. Buonasera a tutti e benvenuti. Siete tantissimi, è un'emozione forte. Cari colleghi, cari soci, autorità politiche, civili e religiose, presidente Giansanti, colleghi presidenti delle associazioni di categoria, signore e signori, graditi ospiti, benvenuti all'Assemblea di Confagricoltura Brescia. È un'emozione molto forte, vi confesso, trovarmi qui oggi e ritrovarvi tutti in presenza, così numerosi, per quello che è l'appuntamento associativo più importante della nostra organizzazione. Come avete visto nel video appena trasmesso, la nostra agricoltura è solida e forte. E questo lo dico perché adesso lanciamo il video dei dati. Confagricoltura Brescia è una grande organizzazione, come dimostrano i nostri numeri. 3.408 fascicoli gestiti dal nostro CA. 2.180 domande PAC nel 2022, per un importo di circa 20 milioni di euro erogati e oltre 861 domande presentate per le diverse misure del PSR.
le aziende agricole nostre associate conducono oltre 62.000 ettari di superficie agricola, a cui si aggiungono 402 allevamenti da latte, 226 allevamenti suinicoli, 230 allevamenti bovini da carne, 152 allevamenti avicoli, 120 agriturismi. Nel settore vitivinicolo, i nostri soci gestiscono più di 1.800 ettari di vigneti, a cui si affiancano 129 cantine fra le più prestigiose della nostra provincia. I soci di Confagricoltura Brescia credono nella sostenibilità e nell'innovazione. Infatti, nel 2022, circa 450 aziende associate hanno portato avanti importanti investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0 per più di 23 milioni di euro. E sono state fatte anche 100 domande per la nuova Sabatini, per investimenti di quasi 12 milioni di euro, con un contributo erogato di oltre 1 milione di euro. Il contesto internazionale e il quadro geopolitico impongono l'aumento della produzione di energia rinnovabile. Il settore primario apporta un fondamentale contributo al comparto, con la produzione di biogas. Brescia ricopre un ruolo da protagonista, con oltre 100 impianti e più di 50 megawatt installati. Alle imprese associate, l'organizzazione garantisce servizi e consulenze professionali, fisco, gestione del personale, assistenza tecnica nel settore ambientale, supporto legale e formazione, servizi per la gestione del rischio grazie al lavoro del Consorzio Agridifesa Italia. Il valore assicurato dai soci nel 2022 è cresciuto del 36,6%, con un valore assicurato di oltre 344 milioni di euro. Abbiamo le idee chiare sul piano da portare avanti, ovvero un'agricoltura sempre più innovativa, aperta, che non ha paura del mercato, che deve proteggere il Made in Italy e saperlo raccontare, dove le parole chiave sono innovazione e sostenibilità e al centro l'identità. È questa l'agricoltura del domani, quella che insieme vogliamo costruire. Come avete visto nel video appena trasmesso, la nostra agricoltura è solida, è forte, è innovativa. Negli ultimi anni però troppi fattori hanno travolto il nostro mondo. La variabile climatica, la pandemia, l'invasione russa ucraina, che oltre ai predominanti problemi umanitari ha sparagliato le carte anche sui mercati e negli equilibri politici mondiali. Stiamo tutti affrontando grandi sfide. Quello che è certo è che la sicurezza alimentare è e resterà centrale. Anche perché in alcuni paesi si sta andando verso forme di protezionismo preoccupanti, c'è una forte volatilità dei prezzi e le soluzioni non possono essere di certo carne sintetica o novel food. Molto bene ha fatto il governo a dare un segnale forte inserendo sovranità alimentare nel nome del Ministero dell'Agricoltura, che non significa autarchia, bensì pensare a un grande paese con obiettivi ambiziosi. E i dati appena trasmessi nel video ne sono la riprova. Le questioni nuove che oggi si pongono con forza sono quelle della sovranità alimentare e della salvaguardia del potenziale produttivo dell'agricoltura europea. Quello che manca allo stato attuale è il programma della Commissione per la sostenibilità economica delle imprese. Prevale una visione che contrappone la sostenibilità ambientale al sistema economico. Da oltre 2 anni viviamo in una situazione di profonda incertezza. Non è ancora chiaro il nuovo assetto che sarà forgiato dalle crisi in atto. Risulta già evidente che la copertura del fabbisogno di prodotti essenziali non può essere affidata a terzi. Salvaguardare il potenziale produttivo rappresenta, senza alcun dubbio, un obiettivo di rilevanza strategica. Brescia, in questo scenario, ricopre un ruolo da protagonista. La nostra economia e l'agricoltura bresciana crescono. Nel volume Conoscere l'agricoltura che Confagricoltura Brescia realizza ogni anno, è possibile vedere uno spaccato settore per settore. La produzione lorda vendibile dell'agricoltura bresciana ha infatti sfondato i 2 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 20% sul 2021. Un risultato sulla carta strabiliante, un fiume in piena composto da tanti rivoli in crescita, come la produzione di latte, i prezzi alla stalla, le quotazioni medie dei cereali e i vigneti. La realtà effettiva delle cose dice purtroppo che non è così, perché guardando al rapporto tra costi e benefici,
il settore primario non ha conquistato quote di valore aggiunto e maggiore redditività, tutt'altro. Le cause sono note, a iniziare dall'esplosione dei costi di produzione all'inflazione. Il motore trainante dell'economia agricola bresciana resta, come sempre, la zootecnia da latte, che registra l'ennesimo record produttivo avvicinandosi ai 17 milioni di quintali, ponendosi in controtendenza rispetto al dato nazionale e nonostante l'estate torrida, che ha pesato anche nelle stalle. Tutto questo testimonianza della vivacità del comparto bresciano e della resilienza del settore rispetto al contesto italiano, a dimostrazione di un ambito solido che fa della cooperazione l'arma vincente. Un fattore decisivo per l'ascesa del prezzo del latte, ancora una volta, sono state le buone performance del mercato del grana padano, che ha garantito la migliore valorizzazione del latte vaccino con i prezzi alla stalla più remunerativi. Unico segnale in controtendenza la suinicoltura, con un meno 10% dei capi registrati a fine anno. Le difficoltà sempre crescenti per il rally dei costi e una remunerazione al macello che è stata poco sopra il 19% rispetto all'anno precedente, senza contare i problemi della peste suina che si è palesata con il primo caso a inizio gennaio 2022. Nell'ultimo anno sono stati abbattuti ufficialmente 2.650 cinghiali. L'unica regione che sta lavorando per contrastare l'avanzata di questa sciagura è la Lombardia. La settimana scorsa è stato nominato il nuovo commissario straordinario. Confidiamo che gli siano attribuiti i poteri e la dotazione finanziaria per poter fare concretamente qualcosa. Dal prossimo luglio poi scatterà l'obbligo dei nuovi requisiti per la sicurezza, per la biosicurezza, e noi, seguendo quanto già fatto da altre regioni, abbiamo portato e porteremo alla prossima giunta lombarda di istituire un bando ad hoc per aiutare gli allevatori per adeguarsi a questi nuovi adempimenti. Il segno più lo vede l'avicoltura bresciana, che nonostante le difficoltà dovute all'aviaria, esplosa anche recentemente tra i gabbiani del Garda, ha visto i listini prezzi salire più di altri settori zootecnici. Note positive sono dovute sicuramente al monitoraggio continuo, alle elevate misure di biosicurezza messe in atto degli allevamenti, oltre che dalla ricerca sui vaccini. In vista della prossima programmazione, preme ricordare la fondamentale importanza di questo settore, il settore avicolo, che negli anni è sempre stato messo in secondo piano anche nei bandi del piano di sviluppo rurale. Più in generale, i costi del comparto zootecnico, complice un'estate torrida, sono stati raddoppiati. L'energia elettrica è aumentata quasi 7 volte, i carburanti del 43 e concimi azotati del 50. I nostri allevamenti negli ultimi 20 anni hanno fatto passi da giganti in termini di benessere animale, investendo in impianti innovativi e tecnologici, nella dimostrazione della qualità dei nostri prodotti, frutto di un contesto di altissimo livello nel quale vengono allevati i capi. In questo frangente sarebbe utile individuare un percorso o un marchio che renda riconoscibile e remunerativo l'impegno dei nostri allevatori nell'ambito della sostenibilità e del benessere animale. Passando dall'allevamento ai seminativi, i cereali nel 2022 hanno registrato quotazioni medie ai massimi da decenni, con i bilanci delle aziende agricole che hanno dovuto però fare i conti, anche qui, con le spese di coltivazioni e le rese, soprattutto per il mais, falcidiate dal troppo caldo per gran parte della stagione, dall'assenza di acqua, dai costi energetici all'insù anche dell'80%. Il settore maidicolo fa i conti con le difficoltà ormai da troppo tempo. Basti dire che la superficie coltivata è in continua diminuzione e nel 2022 abbiamo raggiunto il minimo storico di 560.000 ettari coltivati, con un calo delle rese del 23%. In aggiunta ha preso il via la nuova PAC che influenzerà pesantemente questo settore. Resa impicchiata, aumento dei costi di produzione, gravi problemi di sanità della granella. Il 2022 è stato un anno nero per il mais. La buona notizia, che dopo anche le nostre sollecitazioni, il Ministero si è recentemente detto disponibile a rinnovare il piano maidicolo di settore, con una programmazione a lungo termine che potrebbe arrivare fino al 2027. Per l'alimentazione degli animali in Italia servono 9 milioni di tonnellate di mais, circa 6 solo per la parte mangimistica. È una quantità che è necessaria per far rimanere il nostro paese il paese delle eccellenze alimentari. Le importazioni, per contro, sono salite del 43% in valore. Un cenno lo meritano i temi dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, fondamentali per la tenuta della produzione.
La proposta della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo sull'uso sostenibile dei fitofarmaci mira a ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari di oltre l'80% sulla base dell'impiego 2018-2020. Già l'obiettivo di riduzione del 50% senza cali produttivi del Farm to Fork non era solidamente sostenuto da prove scientifico-tecniche. Ora troviamo ancora più difficile comprendere come possa essere giustificata una riduzione dell'80%. Per l'Italia si prospetterebbe un calo di circa i 2/3 dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari entro il 2030, quando invece la pandemia e la guerra hanno chiaramente indicato che la salvaguardia del potenziale produttivo è un fattore strategico per l'intero continente. Andrebbero piuttosto considerati i nostri sforzi, che hanno visto negli ultimi anni un migliore impiego delle sostanze del 30%, anche grazie alle tecniche di agricoltura conservativa e alla precision farming. In più, oggi ci misuriamo con la difficile gestione di una molecola importante per garantire la produzione di mais, la terbutilazina. Ma in uno scenario così schizofrenico di percentuali al ribasso, diventa davvero difficile, anche per le stesse case produttrici, investire per fornirci nuove molecole competitive. I prezzi e le speculazioni sui fertilizzanti chimici e la necessità di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, la necessità di restituire ai terreni la sostanza organica e ridurre le emissioni, ci hanno fatto lavorare per anni per avere un decreto che ci permettesse di utilizzare i nostri fertilizzanti organici. Finalmente a marzo del 2022 un decreto ha introdotto l'incentivazione alla sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato. Ma l'Unione Europea, pochi giorni fa, l'ha bocciato, chiedendo di esplicitare che può essere applicato solo secondo i limiti della direttiva nitrati. È stata per noi una grossa delusione, ma non ci diamo per vinti e siamo oltremodo determinati. Insieme al nuovo governo e alla nuova giunta regionale dobbiamo riportare avanti questo tema, è uno degli obiettivi che tutti insieme dobbiamo darci. Note positive dalla vitivinicoltura e dall'olivicoltura bresciana. L'olio ha visto finalmente un'annata nella media per produzione e ottima qualità dopo un 2021 senza raccolto e una stagione difficilissima da un punto di vista climatico. I vigneti e le denominazioni più dinamiche, come Lugano e Franciacorta, sono cresciuti e i dati dell'uva hanno valori positivi. Spiccano le uve franciacortine, che segnano un più 18% sul 2021. Da inizio anno è entrato in vigore l'obbligo di utilizzare l'etichettatura ambientale per gli imballaggi, ma resta aperto il dibattito sul Cancer Plan, dove Confagricoltura ha sempre chiesto di dividere tra abuso e consumo moderato di vino. Siamo preoccupati per la deriva proibizionistica che il settore vitivinicolo europeo sta affrontando e per la non opposizione allo schema di regolamento irlandese sull'etichettatura delle bevande alcoliche. L'agriturismo ha visto una decisa ripresa nel 2022, con ottimi segnali del mercato, ma con l'incognita dei costi delle materie prime e del personale, grazie anche al traino del turismo che nella nostra provincia ha raggiunto picchi record sia in estate sia in autunno. Così sarà anche nel 2023, ci auspichiamo, grazie anche al volano di Brescia e Bergamo, capitale della cultura. A questo proposito, Confagricoltura Brescia sta lavorando al progetto Eccellenze, che promuove le eccellenze bresciane dell'agricoltura e dello sport, con i nostri migliori atleti impegnati a dare visibilità ai prodotti agricoli. E a proposito di sport e di eccellenze, non posso non segnalare in sala qui la presenza del patron della Germani Basket, Mauro Ferrari, eccellenza assoluta dello sport bresciano, squadra che per la prima volta ha portato a Brescia la Coppa Italia di basket e per questo lo state facendo un meritato applauso, grazie per le emozioni che ci avete fatto vivere. Speriamo che arrivino anche nel calcio, prima o poi. Più in generale, nel 2022 sembra essersi finalmente fermato il calo delle imprese agricole. Nel bresciano sono solo 12 le aziende in meno rispetto al 2021, mentre negli ultimi anni la discesa era anche a tripla cifra. Il dato che conferma il rallentamento del percorso di uscita delle aziende extramarginali e consolida le dinamiche di ricambio, suffragando così la natura largamente professionale dell'imprenditoria bresciana.
Allarma come sempre il dato della montagna, dove l'agricoltura professionale è ridotta al lumicino, così come allarma la continua e preoccupante diminuzione anche del consumo di suolo. Parliamo di export. Abbiamo accennato poco fa ai settori del vino, del grana padano, dei suini, dove l'export è e sarà determinante. Ma è l'intero sistema delle imprese italiane che cresce ed esporta, nonostante tutti i problemi, con i ritmi superiori a quelli delle principali economie europee, e l'Italian Sounding è l'indicatore dell'apprezzamento che i nostri prodotti riscuotono e del potenziale che ancora possiamo concretizzare. Lo scenario economico per quest'anno è reso complesso dall'inflazione, dal rallentamento economico, dall'aumento dei tassi di interesse. Pesano inoltre le condizioni di grande incertezza legate alla guerra. In questo contesto, Confagricoltura giudica positivamente il programma di attività strategica a supporto dell'internazionalizzazione, approvato nei giorni scorsi dalla Farnesina, dove il contributo fondamentale è stato assicurato dai Ministeri delle Imprese e della Sovranità Alimentare, che hanno tenuto conto delle esigenze di un crescente coordinamento strategico delle iniziative espresso dalle aziende agroalimentari. Oggi noi imprenditori sentiamo forte l'esigenza di avere finalmente una politica economica nel settore primario, evitando la logica dell'emergenza e ridando all'agricoltura e alla sicurezza alimentare la centralità che meritano. Serve in definitiva una pianificazione concreta. La PAC, che continua a essere inadeguata perché pensata nel 2017 in uno scenario profondamente diverso da quello odierno. Per tracciare una valutazione più concreta serve una visione a livello nazionale, perché a livello lombardo risulta molto penalizzante sia in termini di riduzione dei pagamenti sia in termini di aumento degli adempimenti ambientali. Confagricoltura ha svolto un grosso lavoro per cercare di limitare l'impatto sull'agricoltura lombarda, ottenendo il massimo possibile. Anche negli ecoschemi, nonostante la nostra contrarietà alla norma, abbiamo avuto alcuni importanti risultati, come il forte peso sull'ecoschema 1 per le aziende zootecniche, che porterà molte risorse ai nostri allevamenti. Per aumentare le produzioni è poi stata concessa la sospensione alla rotazione obbligatoria per quest'anno e la possibilità di seminare sui terreni lasciati a riposo. Stiamo lavorando, a seguito appunto anche delle ultime emergenze, per cercare di posticipare per un ulteriore anno. Il nostro obiettivo ora è di far inserire le cover crop come culture di rotazione, assimilandole a culture secondarie. Per la condizionalità della PAC e per l'ecoschema 4 sarebbe importante riuscire ad assimilare questa virtuosa pratica alle culture secondarie, andando a risolvere il problema della rotazione per moltissime aziende. Come ho detto in apertura, sono tantissime le sfide che il mondo agricolo ha davanti. La prima, quella che ci sta travolgendo ancora ora, è quella dell'acqua. Confagricoltura chiede da tempo un piano d'azione su più ambiti che possa far fronte alle emergenze e vedere il futuro alla luce dei cambiamenti climatici, recuperando risorse magari dal PNR, magari dei fondi di coesione. Serve rinnovare le infrastrutture, pensare a un nuovo piano sugli invasi ed insistere sull'innovazione, strettamente connessa alla produttività. Ma soprattutto, a noi, a Brescia, serve la massima attenzione sulla gestione dei laghi, che sono i nostri veri bacini. Per fare questo sarà necessario incrementare i fondi del PSR destinati agli investimenti per l'efficientamento idrico. La partenza della nuova stagione agricola non ci lascia sereni, con i nostri laghi abbondantemente sotto le medie e un quadro preoccupante. Un cenno va fatto alle opere di regolazione del lago d'Idro. Lo dico perché vedo tanti onorevoli e senatori in prima fila e questo è un tema assolutamente importante. Ci sono lavori che attendono l'avvio da 15 anni, con la partenza ancora molto lontana. Credo che serva ora prevedere un protocollo operativo per il coordinamento delle concessioni degli invasi a monte che metta fine alle situazioni di emergenza estive vissute in questi anni, e specifiche deroghe per riportare i livelli degli invasi, riportando il lago alla situazione pre-2003, almeno fino a quando saranno terminati i lavori. Bene invece l'insediamento della nuova cabina di regia,
sulla crisi idrica voluta dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È indispensabile che la task force di Palazzo Chigi ascolti i territori, le rappresentanze imprenditoriali attraverso le cabine di regia da istituire a livello locale, ma senza appiattirsi sull'emergenza. In una situazione così delicata, credo che sia necessario prevedere al più presto l'istituzione di un commissario per l'acqua con pieni poteri. L'agricoltura bresciana, e veniamo alle rinnovabili, vuole avere un ruolo da protagonista anche nella transizione energetica. In tempi non sospetti, quando la guerra e la pandemia non erano neppure immaginabili, abbiamo cominciato a ragionare in Confagricoltura sulle energie rinnovabili. Oggi sono una realtà in costante e forte crescita. Nel 2022 per le rinnovabili si è registrato uno sviluppo record, 50 gigawatt in più, il doppio rispetto al 2021. Siamo convinti che si potrebbe fare ancora meglio, anche per sostituire il gas in arrivo che arriva dalla Federazione Russa. Fotovoltaico, biogas e biometano nella nostra provincia hanno dimostrato che lo sviluppo delle energie rinnovabili non mette a rischio il potenziale produttivo della nostra agricoltura. Dobbiamo proseguire su questa strada. Limitare le speculazioni e crescita integrata nel nostro settore produttivo sono fondamentali. L'energia solare è destinata a diventare già nel 2025 tra le prime fonti di elettricità ed è per questo che privilegiare il fotovoltaico sulle molte coperture dei nostri edifici è fondamentale. Eliminare il limite dell'autoconsumo è un obbligo. L'esperienza fin qui maturata mostra chiaramente che lo sviluppo delle bioenergie ha avuto ricadute economico-occupazionali di gran lunga più rilevanti rispetto a quanto mostrato da altre fonti rinnovabili. Il piano Repower EU punta a produrre 35 miliardi di metri cubi di biometano nel 2030 in Europa, oggi sono 3. In Italia si dovrebbe arrivare a 6 miliardi di metri cubi, un traguardo ambizioso. Ma per raggiungere tali risultati c'è bisogno di più flessibilità nei tempi, di risolvere complessità e lentezze nelle autorizzazioni fino ai colli di bottiglia della logistica, favorire l'accesso al credito e forme di garanzia per le aziende che in questi anni hanno già investito molto. È anche per questo che non vogliamo abbandonare la produzione elettrica da biogas, che resta e deve restare protagonista nel nostro mix energetico rinnovabile. Sul tavolo ormai da troppi anni c'è anche il tema dell'NBT, le nuove tecniche di miglioramento genetico. Come detto in apertura della relazione per Confagricoltura, il concetto di sostenibilità e di transizione ecologica deve essere integrato con quello di intensificazione sostenibile per incrementare le produzioni riducendo gli impatti ambientali. L'obiettivo può essere raggiunto solo mettendo in campo tutte le conoscenze scientifiche disponibili, a partire dall'NBT, superando finalmente le resistenze pregiudiziali alla ricerca genetica. Confagricoltura porta avanti da tempo questo tema, ma finora la Commissione europea non ha dato risposte concrete. Auspichiamo un'accelerazione in tal senso nell'approvazione di un nuovo regolamento favorevole al loro sviluppo. L'agricoltura italiana deve poter accedere ai vantaggi dell'innovazione per essere ancora più sostenibile e raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo. E questo lo dico dopo aver perso il treno degli OGM che altri paesi europei, come la Spagna, hanno saputo invece cogliere. I passi in avanti compiuti dai due premi Nobel per la chimica del 2020, Jennifer Doudna e Manuel Champertier, hanno scoperto l'agente biologico per la mutagenesi in vitro, rivoluzioneranno le vite nostre nei prossimi decenni. La medicina si avvale, fortunatamente senza ostacoli, di queste tecnologie, come abbiamo visto nei vaccini a RNA modificato del Covid, ma in agricoltura invece se ne osteggia l'utilizzo perfino nelle fasi preliminari di test in pieno campo. Resta poi per noi il grande paradosso, invece, della possibilità di importazione di tali prodotti da paesi che ve ne fanno ampiamente ricorso. Anche questa è una contraddizione che continuiamo a non comprendere. Ma oggi c'è una nuova opportunità. L'agricoltura può, l'ha sempre fatto, ma oggi lo possiamo dimostrare, l'agricoltura oggi può rimuovere la CO2, l'anidride carbonica, stoccandola nei terreni come carbonio organico. Un'iniziativa internazionale denominata 4 per 1000 sostiene, su base scientifica, che incrementando annualmente del 4 per 1000 il carbonio organico
nei primi 30-40 centimetri di suolo compenseremo le intere emissioni mondiali. Finalmente anche a livello europeo, nell'applicazione del pacchetto FIFT 55, si è sentita l'esigenza di valutare la capacità di sequestro di carbonio nei suoli agricoli con metodologie affidabili e costi limitati. La parola chiave è carbon farming, che significa che il carbonio stoccato nel suolo ha un valore ambientale, ma anche commerciale, e può essere inserito in un mercato dei crediti di carbonio. Un credito di carbonio corrisponde a una tonnellata di CO2 sottratta all'atmosfera. Il punto centrale riguarda le difficoltà chiaramente connesse alla certificazione dei crediti, che devono essere certificati, visibili in qualsiasi momento, duraturi nel tempo e generare effettivamente crediti di carbonio. Ma noi siamo convinti che sarà una svolta. Il carbon farming promuoverà ulteriormente una nuova immagine dell'agricoltura che produce cibo di alta qualità e servizi ecosistemici apprezzati dai cittadini e quindi dal mercato. Altre tre criticità per il nostro settore specifico, ma in più in generale per tutti i settori, e mi rivolgo ai presidenti delle altre, ai colleghi presidenti delle associazioni bresciane, che saluto e ringrazio per la loro presenza. In particolare quello annoso della burocrazia, della semplificazione burocratica, e quello recente, emerso nel post-Covid, della mancanza di personale. Ma un cenno lo merita anche l'accesso al credito. Il ruolo del capitale umano è sempre più decisivo anche nel settore agroalimentare, caratterizzato da profonde trasformazioni con l'introduzione più massiccia di tecnologia e innovazione di processo. Anche per questo da subito siamo stati partner dell'Università di Brescia nell'avvio del corso di laurea in sistemi agricoli sostenibili. Vi è però il problema contingente nel reperire manodopera, e da qui il giudizio positivo sul decreto flussi. In questo frangente andrebbe però trovato un modo migliore per migliorare l'operatività dei centri dell'impiego e la capacità, come sistema provincia, come sistema paese, per mettere sempre più in rete domanda e offerta. Da parte nostra dovremmo invece capire come rendere sempre più attrattivo un lavoro che ancora oggi garantisce una buona redditività, e quindi dobbiamo e siamo obbligati a mostrarne un volto nuovo. Le nostre aziende si trovano sempre più esposte da un punto di vista finanziario. La necessità di continuare ad investire richiede sia una forte specializzazione degli istituti, che ringrazio per la presenza in sala e per il continuo dialogo, sia di nuovi e snelli strumenti di garanzia. In questo frangente è stata ottima la riconferma del sostegno alle imprese con rifinanziamento delle garanzie ISMEA e le forme di aiuto in conto interessi. Ci auguriamo anche il rifinanziamento di una nuova misura del credito d'imposta fatto da Regione Lombardia, magari con dei massimali aumentati più consoni alle esigenze delle aziende, che è stato utile in questi anni per garantire liquidità alle aziende agricole. La gestione del rischio è un macro tema che sta assumendo sempre maggiore importanza per tutelare il reddito, ma anche i patrimoni delle nostre aziende. Grazie a Agridifesa e Gesti Fondi Impresa, per quanto riguarda i fondi mutualistici, Brescia è la realtà più dinamica a livello nazionale. Basti dire che il valore assicurato dei soci nel 2022 è cresciuto del 36%, con un valore assicurato che supera i 344 milioni. A gennaio è partito un nuovo fondo mutualistico nazionale pubblico per la gestione del rischio, chiamato AgriCat. Prevede che il 3% dei pagamenti diretti erogati a ciascun agricoltore sia destinato alla costituzione di un fondo mutualistico nazionale per la gestione del rischio, per danni causati dalle calamità naturali, catastrofali e meteoclimatiche. Ricordo, ad esempio, il dramma vissuto per l'alluvione in Val Camonica l'estate scorsa e oggi la siccità. Anche su questi temi abbiamo grandi, grandi aspettative. Prima di avviarmi alle conclusioni, mi è d'obbligo parlare della nostra organizzazione. Nel portare avanti il complesso delle iniziative, delle proposte, degli approfondimenti e dei risultati raggiunti, ma anche delle aspettative e delle difficoltà poc'anzi descritte, da sempre, nella storia ultracentenaria di Confagricoltura Brescia, ci sono le nostre imprese e il fare impresa. Non abbiamo altri paradigmi.
non abbiamo interessi terzi. La nostra forza sono i nostri valori, che sono alla base della nostra credibilità e rendono solida la nostra reputazione. Noi siamo e rimaniamo un punto di riferimento importante nel panorama confederale. Confagricoltura Brescia associa oggi quasi 4.000 imprese ed è presente in modo capillare su tutto il territorio bresciano. Sempre di più i nostri soci ci chiedono assistenza qualificata. Per fare questo dobbiamo favorire la conoscenza, mettere al centro la condivisione e la circolarità necessarie per crescere come sistema, in un confronto trasparente e trasversale con la politica, e poi essere promotori di modelli virtuosi. In questo frangente che si inserisce la nostra affezione per il modello cooperativistico, ne è solo l'ultima dimostrazione la Costituzione, voluta in un periodo particolare, una nuova cooperativa di raccolta latte, nata e pensata nel periodo del Covid, che abbiamo chiamato Vittoria Lata, che dimostrerà, ci vorrà tempo, ma lo dimostrerà ancora una volta come il modello cooperativistico bresciano sia solido, efficace e funzioni, garantendo remunerazioni più eque. Abbiamo potenziato l'attività di formazione e favorito il percorso di ricambio generazionale, di efficienza interna, di ottimizzazione degli spazi. L'impegno è per rendere sempre più efficienti e professionali i nostri uffici. Negli ultimi anni abbiamo accompagnato al pensionamento alcune figure importanti che restano comunque legate a Confagricoltura in altre forme e inserito giovani e nuove professionalità particolarmente qualificate. Ora stiamo mettendo mano alla sede centrale, alla nostra sede storica, la sede centrale di Brescia, che resterà e diventerà più moderna e più funzionale. E per tutto questo lavoro di assistenza ai soci e di supporto ringrazio tutto il personale di Confagricoltura Brescia e il direttore Gabriele Trebeschi. Un doveroso cenno devo farlo per i giovani e per l'Anga, che oggi più che mai sono al nostro fianco, numerosi, per condividere le iniziative, ma soprattutto per supportarci. Per tutto questo vi faccio i miei complimenti e vi ringrazio, ricordandovi che per noi, per me, siete e rimanete preziosi. Due minuti e ho finito. Un imprenditore vive nel desiderio di crescere e di migliorarsi. Abbiamo indubbiamente raggiunto risultati significativi, ma abbiamo ancora un importante potenziale da esprimere. Sentivo il bisogno di raccontarvi ciò che abbiamo fatto, i dossier sui quali stiamo lavorando, i progetti che stiamo coltivando, ma anche il dovere di farvi parte delle mie aspettative e delle mie preoccupazioni. Questa relazione ha affrontato tanti temi, ma vi assicuro che ne avremo ancora tanti da trattare e spazi organizzativi da esplorare. Sta la nostra volontà per rendere Confagricoltura sempre più vicina alle imprese e adeguata ai loro bisogni. Voglio terminare questo mio intervento ringraziando tutti i membri della mia giunta e del Consiglio Direttivo dell'Unione di Brescia per la passione, il confronto schietto, il supporto anche nel prendere decisioni non facili. Noi abbiamo le idee chiare sul piano da portare avanti, ovvero di un'agricoltura sempre più innovativa, aperta, che non ha paura del mercato, che deve proteggere il Made in Italy e saperlo raccontare. Dove le parole chiave sono innovazione e sostenibilità, ma al centro c'è la nostra identità. È questa l'agricoltura che vogliamo costruire insieme. Esattamente come diceva Einaudi, la vera vita dell'economia e dell'agricoltura è il continuo rinnovamento. Ed è per questo che chiudo lanciando, come ho fatto nell'ultima assemblea, l'hashtag dell'Assemblea 2023, che mette al centro sostenibilità, identità e innovazione, ovvero Confagricoltura sì. Grazie. Grazie.
Ben trovati, grazie Presidente, grazie a tutti voi per avermi voluta qui. Sono molto contenta di essere qui, un po' perché ormai mi lega un rapporto con Confagricoltura. Ricordavamo col Presidente Gianzanti che ho già moderato, sono già stata con voi a un grande evento a Milano qualche anno fa, prima del Covid, con il governo giallo-verde. E poi perché ho scoperto e imparato tante cose leggendo e capendo quello che fate, che secondo me, lo dicevo al Presidente Garbelli, certe volte noi consumatori non le sappiamo fino in fondo, non sappiamo quanto questo settore sia essenziale. Questo l'abbiamo scoperto durante il Covid, devo dire, il fatto che voi non vi siete mai fermati e avete permesso a tutti noi ogni giorno di poter fare la spesa è una cosa che naturalmente tutti gli italiani ricordano, di cui vi ringraziano. Però tutta la parte di innovazione, di ricerca, di futuro che voi interpretate, no? C'è un po' una visione dell'agricoltura appunto come un settore antico, primario. In realtà è un settore assieme antico e moderno, modernissimo, che come diceva il Presidente, anche sui temi ambientali, sui temi dell'energia, ha potenzialità e capacità straordinarie. E poi devo dire che sono anche molto felice di essere a Brescia, perché Brescia è una città bellissima, è una città coraggiosa, non a caso viene soprannominata Leonessa. E io, come ricordavamo in prima fila prima, ho raccontato tutti i giorni il Covid nei momenti peggiori e ricordo la disperazione, ma anche il coraggio, la capacità di Brescia in quel momento tremendo, quando voi per primi siete stati investiti da tutto quello e non avete mai mollato un secondo. Quindi sono legata da ricordi dolorosi, ma anche di grande dignità e onore a questa città. E poi parliamo dell'agricoltura, parliamo del fatto che è una grande eccellenza italiana, che ce la invidia tutto il mondo. L'altro giorno ho visto online una graduatoria, Presidente, dei formaggi migliori del mondo. Nei primi 10 posti 8 formaggi sono italiani, una roba da non credersi. No, non parliamo di eccellenze, parliamo di egemonia a questo punto, cioè parliamo di un settore che davvero ci rende fieri nel mondo. Eppure il Presidente ha elencato anche tutte le criticità, tutte le cose che non vanno, che non funzionano, i problemi, alcuni dei quali sono globali, penso alla siccità, ma alcuni altri invece sono problemi che forse potremmo affrontare e risolvere anche in Europa, perché è vero che ci sono una serie di norme che non ci aiutano. Mi ha così colpito questa storia del vino, dell'etichettatura irlandese, perché io so distinguere molto bene tra l'abuso e l'uso di alcolici, e so bene per noi italiani cos'è il vino, che parte ha nella nostra vita sociale, familiare, e quanto è importante invece per una vita anche sana. Mio nonno mi diceva sempre a tavola: bevi un dito di vino quando ero bambina, perché il vino fa sangue. E beh, onestamente, insomma, l'idea che adesso lo vogliono vietare come se fossero sigarette è un po', mi rende incredula. Messo insieme tutto questo, credo che oggi la cosa più interessante, più importante, sia il confronto che avrete anche con la politica, le vostre istanze, ma anche il racconto di quello che siete, state diventando e potete diventare molto rapidamente, perché secondo me è questa la parte molto interessante, molto bella e forse meno conosciuta del vostro mondo. Prima di cominciare i nostri lavori, il Presidente Fontana non è potuto essere qui con noi oggi, era molto dispiaciuto di questo, ma aveva appunto un tavolo sull'emergenza idrica, che ho capito dalle cose che ho letto e anche dalle vostre parole che è una delle grandi emergenze che vi sta a cuore. È stata fatta una cabina di regia, si pensa alla nomina di un commissario, quindi oggi era impegnato, ma ha voluto farvi arrivare un suo saluto. Lo sentiamo insieme. È un piacere per me portare oggi un saluto alla vostra assemblea, a cui non mi è possibile presenziare a causa di impegni precedentemente assunti. La vostra associazione per Regione è una realtà fondamentale per la costruzione delle politiche territoriali agricole dei prossimi anni.
Il sistema agroalimentare lombardo resta il più importante a livello italiano e uno dei più rilevanti nel contesto europeo per la produzione, come anche per elevati numeri di strutture operative e lavoratori, e per il suo enorme valore ambientale. So che però ciò che oggi vi preoccupa maggiormente è la grave crisi idrica che mette a rischio le produzioni. Mi sono speso personalmente col governo affinché il tema della siccità trovasse adeguati strumenti e governance e devo ringraziare la Premier Meloni che ha tempestivamente attivato una cabina di regia che finalmente, insieme a ministeri, regioni e enti territoriali, stilerà un piano nazionale per contrastare la siccità con una normativa senza vincoli di burocrazia, nell'esclusivo interesse della tempestività dell'intervento. Come Regione Lombardia abbiamo attivato un tavolo che oggi si è riunito proprio al fine di giungere all'avvio della prossima stagione irrigua, avendo già posto in essere ogni possibile manovra utile. Abbiamo dato prova di attenzione alle attività delle centrali idroelettriche, agito sul fronte del minimo deflusso vitale, attivato ogni misura per intervenire sul livello dei laghi e avviato studi per rendere le cave dismesse bacini di raccolta, stoccaggio e accumulo. L'innovazione anche in agricoltura sarà un driver importante per lo sviluppo e la crescita della nostra regione e dell'intero settore. Sono certo che anche la vostra giornata di lavoro sarà occasione di confronto per l'agricoltura del futuro e sono pronto ad accogliere le idee che emergeranno. Buon lavoro a tutti e grazie. Allora, direi che possiamo cominciare il nostro confronto di idee e quindi chiamo subito sul palco Stefano Venier, che è l'amministratore delegato della SNAM, che come sapete è un'azienda molto importante di questo paese che si occupa di gas. E devo dire che avendoci chiacchierato prima di questo incontro, ho capito, per esempio, a proposito... Salve, ben trovato, benvenuto. Allora, siamo fatti una chiacchierata prima di incontrarci qui e devo dire che a proposito dell'ottimismo, no, che essere qui stasera mi infonde, perché capisco che siamo un paese straordinariamente capace di eccellenza, di innovare. Certe volte nel mio lavoro quotidiano, in cui ci occupiamo anche di tanti fatti terribili, no, io esco da una settimana in cui abbiamo raccontato il naufragio davanti alle coste della Calabria e anche tutti i problemi enormi che ci pone l'immigrazione, spesso e volentieri ci perdiamo nelle polemiche politiche. Ecco, devo dire che sentire poi invece il mondo produttivo che ha fiducia, che investe nel futuro, che ci crede, mi dà sempre molta... è una boccata d'ossigeno, ecco, per me, devo dire. E lo è stata anche la mia conversazione con Stefano Venier, perché in realtà lui mi ha detto che sul fronte dell'energia siamo già molto più avanti di quanto noi stessi possiamo credere e in questo poco tempo, dallo scoppio della guerra in poi, tante cose sono state fatte già su questo fronte. Per cui voi sapete benissimo, come tutti noi, ma forse voi tantissimo, perché ho avuto tanti collegamenti anche con agricoltori che mi hanno parlato di quanto l'aumento dei costi energetici, delle materie prime, abbia impattato terribilmente sulla vostra attività. Ebbene, credo che le cose che ci racconterà stasera Stefano Venier ci facciano capire che in fondo forse la notte non è ancora così lunga, no? C'è in qualche modo, Venier? Ma la notte no. Buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Ma diciamo che in questo momento sicuramente dobbiamo così raccontare le nostre notti con i cicli degli inverni. Tutto sommato sono quelli che oggi influenzano maggiormente la situazione di equilibrio o di difficoltà con la quale andiamo incontro. Eravamo molto preoccupati di come avrebbe potuto svilupparsi questo inverno. Devo dire che di azioni adesso... Non mi metto qui ad elencarle tutte, ma veramente se ne sono fatte moltissime. Si è cercato di creare tutte le condizioni possibili per riuscire a metterci
quanto più possibile in sicurezza per l'inverno. Ci ha dato una mano il clima, indubbiamente, ci ha dato una grande mano ancora una volta la capacità, la responsabilità e la disciplina degli italiani, perché di fronte alle misure promosse dal governo per il contenimento dei consumi, devo dire che le attese che erano state fatte alla fine dell'autunno per quest'inverno si stanno dimostrando assolutamente rispondenti. Faccio un esempio tra tutti, così sono più chiaro. Nell'ultimo trimestre del 2022, quindi da ottobre a dicembre, a livello diciamo di consumo domestico, residenziale, abbiamo risparmiato circa 3 miliardi e 200 milioni di metri cubi di consumo di gas. Di questi possiamo dire attribuirne alla climaticità calda circa 1 miliardo e 800 milioni, mentre 1 miliardo e 200 milioni sono attribuibili ai comportamenti, al rispetto di quelle misure che il governo aveva promosso e, essendo rapportati a un trimestre, se li rapportiamo tutto l'inverno dovremmo atterrare intorno a 2 miliardi e mezzo, che è esattamente quello che ci si aspettava facendo delle diciamo stime preventive. Ora, fin qui quello che è un po' di quello che diciamo è accaduto. Perché dico e diciamo che sono in questo momento ottimista? Perché innanzitutto ormai l'inverno è quasi finito, ma soprattutto c'è un aspetto. Siamo riusciti, nel risparmiare questo gas, a tenercelo all'interno degli stoccaggi. Credo che tutti noi abbiamo imparato quale sia l'importanza degli stoccaggi. Lo richiamo solo per un attimo. Ovviamente lo stoccaggio serve durante il periodo invernale, quando c'è maggior consumo. Mediamente durante l'inverno consumiamo come paese tra 40 e 45 miliardi di metri cubi. Negli stoccaggi noi ne riusciamo a mettere circa 12. Quindi vuol dire che il 25% dei nostri consumi è coperto e garantito dal gas che mettiamo negli stoccaggi durante l'estate. Ora, tutti gli anni finivamo il mese di marzo praticamente con zero gas negli stoccaggi e dovevamo preoccuparci durante l'estate di accumularne circa 12 miliardi, che è stato il grosso problema della scorsa estate. Ecco, se finiremo l'inverno con tutte le azioni di risparmio e strumenti anche un po' tecnici che sono stati messi in campo, potremmo finire l'inverno con 4 miliardi negli stoccaggi. Cosa vuol dire? Innanzitutto c'è un effetto immediato. Oggi il prezzo del gas, voi vedete che oscilla tra i 40 e i 50 euro cent al metro cubo rispetto ai famosi, ai picchi di 300, ma anche ai 180 di poco tempo fa, in ragione del fatto che questo gas che c'è in stoccaggio è pronto ad essere messo sul mercato, e questo, potremmo dire, taglia le unghie a quella parte di speculazione che ci ha colpito durante la scorsa estate. Ma c'è un altro, e questo è l'effetto immediato. Dice, si prorogherà nel tempo. Beh, io non voglio apparire eccessivamente ottimista, però è chiaro che se quest'estate non avremo bisogno di comprare solo 8 miliardi di metri cubi, perché 4 già ce li abbiamo, è chiaro che durante l'estate ci sarà meno domanda. E quindi se l'offerta continuerà ad essere quella che oggi vediamo, questo non potrà che riflettersi sul prezzo e quindi garantirci un'estate con dei prezzi almeno in linea a quelli che vediamo oggi o poco diversi. Poi come sarà il prossimo inverno, ecco, qui diventa un po' più complesso fare previsioni, perché dipenderà dalla climaticità del prossimo inverno, anche perché molte delle cose che abbiamo fatto e delle azioni messe in campo oggi sono delle azioni che aiutavano a tamponare una situazione o sfruttavano alcune riserve di cui disponevamo. E cioè, quando è cominciata questa guerra, abbiamo scoperto con nostro orrore che eravamo dipendenti dalla Russia, praticamente, mi verrebbe da dire, mani e piedi. Se ho capito bene, anche dalle cose che mi ha detto l'altra volta, adesso invece, dopo un anno di questa terribile guerra, siamo in un'altra situazione, quindi anche da questo punto di vista abbiamo fatto grandi passi avanti, no? Sì, abbiamo ribilanciato il nostro portafoglio. È vero che contemporaneamente, per far fronte alla situazione, abbiamo aumentato le importazioni dall'Algeria, quindi da un certo punto di vista oggi il paese è rifornito
prevalentemente da sud, mentre prima lo era da nord. Questo con tutta una serie di implicazioni dal punto di vista della gestione. Soluzione che potremmo andare ulteriormente, però, perché per questo dicevo, abbiamo messo in campo una serie di situazioni tampone che ci sono servite per affrontare e limitare il rischio in questo periodo, agiranno anche il prossimo inverno, in attesa di avere a disposizione, speriamo, contiamo a maggio la prima nave rigassificatrice, l'anno prossimo la seconda. Con questi due passaggi potremo a quel punto anche rimodellare quello che è la struttura dei nostri approvvigionamenti, con una porzione di gas liquefatto che proviene da tante fonti rispetto al gas che arriva via tubo. Però qui mi permetto di dire una cosa importante che spesso sfugge. L'Italia, oltre che dal punto di vista geografico in questo momento è una posizione privilegiata rispetto ai paesi del centro-nord Europa, perché è vicino a numerose fonti di gas, ricordiamo l'Algeria, ma c'è ancora la Libia che può avere una prospettiva di recupero, c'è tutto l'est del Mediterraneo dove sono stati scoperti enormi giacimenti e che quindi diventeranno una fonte importante verso l'Europa e verso gli altri paesi. L'Italia, oltre che a questa posizione geografica, è l'unico paese in Europa che ha 5 interconnessioni per portare il gas nel paese, ma che vengono da 5 fonti diverse. Ci sono altri paesi in Europa che ne hanno anche più di 5, però sono tutte collegate alla stessa fonte. Ecco, questa diversificazione intrinseca aggiunta all'LNG ha certamente consentito di trovare quelle risposte nel breve periodo che hanno almeno, diciamo, mitigato una parte dei problemi. Volevo, a proposito del sud, perché lei adesso stava dicendo adesso ci riforniamo da sud, ho letto una sua intervista, noi siamo adesso in un nord, anche un nord come ricordava il presidente, molto organizzato, molto produttivo, molto forte, invece io vengo dal sud, sono napoletana e quindi insomma conosco tutte le criticità del sud, eppure nella sua intervista lei ha detto che avreste rovesciato l'Italia come una clessidra, perché il sud può essere la svolta per l'Italia e per l'Europa. Mi incuriosisce molto questa cosa. Sì, quando dico abbiamo girato il paese come una clessidra, voi dovete immaginare che fino alla metà di giugno i flussi dalla Russia hanno continuato regolarmente. Ora, l'equilibrio italiano era fatto nel seguente modo: 29 miliardi, 30 miliardi arrivavano attraverso Tarvisio, una parte minore, qualche miliardo, da Passo Gries, che è il punto di confine dove entra il gasdotto che attraversa la Svizzera, e poi un po' di gas liquefatto da Panigaglia, Livorno, Rovigo, e il resto veniva da sud, ma era diventato un po' marginale rispetto ai flussi iniziali di quando si fece la prima metanizzazione dell'Italia. E questo fatto è stato uno dei punti di vantaggio, perché avevamo della capacità di trasporto disponibile da sud che consentiva di aumentare questi flussi, così come un po' di capacità di LNG. Per cui nel giro di 2 settimane abbiamo visto crollare del 30% i flussi da nord, crescere del 15% i flussi da sud e aumentare del 45% i flussi di LNG. Quindi abbiamo girato l'Italia come una clessidra di 180 gradi. Ora, non se ne è accorto nessuno, ma tecnicamente vi posso garantire che i miei tecnici e anch'io abbiamo passato dei giorni non tranquillissimi da questo punto di vista. Ora, questo che cosa fa? Dà la misura di come questo tipo di flessibilità di cui disponevamo ci sono venute incontro, e in prospettiva, e qui entrano i progetti che devono aiutare ad affrontare, a costruire strutturalmente quella condizione di resilienza. Oggi non l'ho mai sentita citare questa parola, che è diventata ormai una parola nella narrativa quotidiana di tutti. Alla fine tutti noi cerchiamo, di fronte a queste continue crisi, l'ultima che veniva citata era quella idrica, che ahimè non è nuova, e sappiamo che ormai si sta ripetendo con una frequenza preoccupante, tutti noi dobbiamo trovare quegli strumenti che ci consentono di costruire un sistema resiliente, cioè in grado di assorbire queste crisi che sono sempre più frequenti e sempre più acute senza risentirne. Ecco, la costruzione di questa resilienza passa attraverso ovviamente degli investimenti infrastrutturali, come sempre accade quando parliamo di beni essenziali come questi, ma come può essere nell'agricoltura. E qui entra la nuova direttrice che si chiama Adriatica, che dovrebbe triplicare
il numero di condotte, cioè portare da 2 a 3 le condotte che portano il gas da sud a nord, in modo da creare quelle condizioni che aiutino a sfruttare al meglio la posizione geografica dell'Italia in una prospettiva di servizio all'Europa. E vi do 2 numeri, e sono gli unici che, o uno dei pochi numeri che vi do. Oggi il Paese è in grado di esportare già l'Italia fino a 15 miliardi di metri cubi di gas verso i paesi esteri, ovviamente potendone disporre. Il bacino di consumo rappresentato dal sud della Germania, quindi parlo di Baviera, Baden-Württemberg, Austria, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, ha consumi per circa 45 miliardi di metri cubi. Quindi l'Italia sarebbe già oggi potenzialmente, e stiamo lavorando per rafforzare questa prospettiva perché ovviamente rientra nei giochi europei, di fornire il 25-30% dei consumi di questi paesi, giocando una partita completamente diversa, perché storicamente dagli anni 60 l'Italia è stato un paese di destinazione dei flussi del gas. Ma qui parliamo solo di molecole fossili, non parliamo di quelle biogeniche che dovrebbero essere il cuore della discussione. Allora sì, infatti l'ultima domanda volevo farla su questa, nel senso che siamo in un mondo di agricoltori, e ci ha spiegato il Presidente Garbaretto, un mondo che secondo me non parla di resilienza perché loro rilanciano, nemmeno vogliono essere resilienti, loro già vanno oltre, la resilienza è già finita, adesso si passa al rilancio. Se è collegato, in realtà l'ho detto più e più volte nelle interviste che abbiamo fatto dietro, evidentemente è scappato, l'avevo detto talmente tante volte che è scappato poi sul palco. Poi siete dentro un mondo super attrattivo, vogliono fare tutti gli agricoltori, c'è un esodo verso l'agricoltura, altro che braccia rubate all'agricoltura, è cambiato tutto. Probabilmente c'è il racconto di qualcuno che non corrisponde alla realtà, diciamo che la realtà è fatta da quei signori che ci sono là in fondo, che si alzano la mattina tutti i giorni e che magari vanno meno sul giornale ma sono un po' più concreti e orgogliosi del loro lavoro. Io ho un compagno, dovete sapere, che voi conoscete perché è stato un grande calciatore, ma che in realtà vorrebbe fare l'agricoltore, lui coltiva olivi, e tu gli chiedi cosa vuoi fare nella vita, il contadino, è la cosa che più gli piace nella vita. Torniamo a noi, scusatemi. Effettivamente, quando il Presidente Garbelli ci dice che sul fronte energetico può fare molto agricoltura, assolutamente vero. Adesso sentivo il Presidente Garbelli che richiamava la produzione di energia elettrica rinnovabile prodotta dal biogas, che ha vissuto una fase esplosiva. Credo di dire un numero abbastanza corretto quando dico che in Italia ci sono 2200 impianti di biogas, 1700 fanno riferimento ad aziende agricole, e quindi stiamo parlando della porzione prevalente. Ora è chiaro che questo sistema ha avuto un meccanismo incentivante negli anni, ora oggi la richiesta e la sfida è quella di riuscire a convertire questi impianti di biogas alla produzione di biometano, quindi trasformare quella che è una molecola verde un elettrone verde in una molecola verde. Questo perché? Perché noi, dove sta la sfida? Sta nel fatto che ovviamente gli elettroni verdi hanno diverse anche modalità alternative, lo ricordava Garbelli, la produzione fotovoltaica è indubbiamente quella, diciamo, elitaria per un paese come l'Italia, il paese del sole che è l'Italia, mentre la produzione di molecole verdi ha un numero di opportunità molto più limitate, anzi il metano verde si può fare solo attraverso la produzione da fonti biogeniche naturali, che sono quelle che possono venire dall'agricoltura o dalle componenti organiche dei rifiuti. E quindi l'importanza, la grande sfida richiamata anche nella relazione del Repower EU, i 35 miliardi di cui la quota italiana tra 5,5-6 miliardi nel 2030, 2 miliardi e mezzo nel 2026, che costituiscono i 5 miliardi del 2030, rappresentano poco meno del 10% di quello che sarà il consumo di molecole nel paese, per poi crescere, no, secondo quelle che sono le stime anche della vostra associazione, a un potenziale fino a 10 miliardi di metri cubi. È chiaro che per scatenare questo tipo di trasformazione sono necessarie almeno un paio di condizioni: la capacità di investimento, oltre che il supporto previsto dal PNRR in circa 1 miliardo e 700 milioni, che però ha respiro il 2026, mentre
questa prospettiva deve andare oltre il 2026 e quella, diciamo, soluzione tecnologica che rispetto al biogas tradizionale richiede di fare un passo in più con qualche competenza aggiuntiva. Da questo punto di vista, e forse il motivo per cui sono stato invitato, come SNAM noi stiamo cercando di fare, di svolgere un po' un ruolo abilitante da questo punto di vista. Abbiamo aggregato, oggi abbiamo un parco di 25 impianti da scarti agricoli e deiezioni alimentati da scarti agricoli e deiezioni animali, più una decina di impianti nella parte Forsu, e il nostro obiettivo è di arrivare dai 40 megawatt installati a circa 100 megawatt, ma in una logica di aggregazione per cominciare a fare sistema, costruire delle piattaforme, rappresentare probabilmente per alcuni anche un po' un modello da poter replicare, e in questo ovviamente non siamo soli, ma è anche e soprattutto il mondo agricolo che ha l'opportunità di fare questo salto, diciamo, di qualità. Allora, grazie Stefano Venier, trovo che insomma abbiamo già messo su in campo molte cose interessanti. Adesso facciamo ancora un altro salto, perché come abbiamo capito qual è il rapporto stretto tra l'agricoltura e l'energia, adesso capiremo qual è il rapporto stretto tra l'agricoltura e lo sport, perché voi siete campioni del Made in Italy in maniera, appunto, lo dicevo prima, del tutto ormai assodata, ma abbiamo anche dei campioni straordinari nel mondo dello sport. L'Italia è la settima potenza del mondo per... Non vuole restare con noi? Grazie. Settima potenza del mondo in quanto a medaglie conquistate alle Olimpiadi. Ebbene, oggi siamo venuti a trovare Gloria Zavatta della Fondazione per le Olimpiadi del Milano Cortina del 2026. Ben trovata, ben trovata. Perché la cosa molto interessante, secondo me, anche con Gloria abbiamo già fatto una chiacchierata, è che in realtà per il vostro territorio, dato che è un territorio vasto questo di queste Olimpiadi così particolari che riguardano due luoghi differenti, Milano e Cortina, è un territorio vasto nel quale la capacità sinergica del mondo dello sport, dell'eccellenza dello sport che ci rendono fieri e della vostra capacità può dare grandissimi risultati. Ed è di questo che voglio chiedere conto a Gloria, nel senso che la cosa che voglio capire è praticamente come si fa a mettere insieme questi due mondi, a renderli sinergici, a fare sì che queste Olimpiadi assegnate all'Italia, a parte farle per bene, farle in tempo, perché lei sa meglio di me che abbiamo sempre questo problema noi quando abbiamo i grandi eventi, ci ricordiamo ancora la nottata dell'Expo, no? le ultime 24 ore che correvamo contro il tempo, eppure ce l'abbiamo fatta. Ebbene, a parte questo, però invece la sinergia con il mondo che oggi è rappresentato qui in questa bella platea. Beh, buonasera a tutti intanto e grazie, e credo che i punti di contatto siano moltissimi. Il territorio coinvolto dalle Olimpiadi, oltre a Milano, città e a Cortina, è anche quello della Valtellina, è anche quello della Val di Fiemme, è anche quello di Anterselva, quindi della provincia di Bolzano. Quindi sono quattro territori, ma che ovviamente toccano quattro delle regioni più importanti dell'Italia e del Nord Italia in particolare. Che cosa toccano? L'organizzazione di un'Olimpiade non è solamente, tra virgolette ovviamente, un campione che scende su una pista, ma c'è tutta un'organizzazione dietro che è molto appunto articolata, molto complessa, ma che investe anche tantissimi settori. In generale gli eventi, l'organizzazione di un evento interessa tutti i settori, quasi tutti i settori produttivi, dalla logistica, la sicurezza, il food and beverage, i trasporti e via dicendo. Allora, il food and beverage è ovviamente uno degli aspetti più importanti come fornitura, ma ovviamente noi crediamo che ci sia un indotto turistico da un evento come questo che sarà di tutto rilievo. Lo abbiamo visto anche con l'esperienza Expo che citavi prima, che effettivamente c'è stato un incremento notevole dell'afflusso turistico, ma non solo nella città di Milano, in tutta Italia, quindi una ricaduta complessiva, perché il turista che ormai si muove e viene a visitare una grande città o va a visitare, va a sciare a Cortina,
poi al desiderio di visitare altri posti e non più solo i grandi punti di attrazione che sappiamo essere famosi in tutto il mondo. Ormai l'Italia sta proponendo anche dei modelli di turismo che non sono solo legati appunto alle grandi città o alle grandi entità storiche, ma anche il turismo più diffuso legato proprio a che cosa? All'alimentazione, ai prodotti del territorio. Infatti, alla cultura del territorio. Il Presidente citava l'agriturismo, che sono un pezzo importante dell'agricoltura, certo, perché fanno conoscere proprio i prodotti. Appunto, i prodotti agricoli, i prodotti locali rappresentano una grande forza di attrazione. Tempo fa, proprio ai tempi di Expo, che guarda caso aveva un po' lo stesso tema dell'alimentazione, della sostenibilità, ricordo degli studi che raccontavano di quanto un prodotto a denominazione geografica certificato facesse aumentare il valore delle stanze degli alberghi nel territorio, proprio in occasione poi delle sagre, delle feste che potevano generare appunto un indotto particolare rispetto a un territorio limitrofo che magari non aveva questo tipo di attrattività. Ecco, noi crediamo che un evento come un evento olimpico, che ovviamente investirà e impatterà su tutto il territorio italiano, non sono solo le quattro aree territoriali coinvolte, ma è proprio tutto il paese che si muove, avrà una grande ricaduta proprio anche sul turismo. Poi il tema dello sport vuol dire alimentazione, l'alimentazione sana è ovviamente importantissima per gli sportivi e quindi è un altro elemento di connessione molto forte. Allora, volevo chiedere un'altra cosa a proposito poi appunto della capacità dello sport e del Made in Italy, del loro lavoro, no? Di rappresentarci nel mondo, perché quando noi riusciamo a farci assegnare grandi eventi è per tanti motivi, anche certamente perché abbiamo dei grandi ambasciatori, quindi la cosa che mi piacerebbe capire è quanto questi due mondi sono incrociati, cioè noi ci conoscono per dei grandi atleti nel resto del mondo, ma ci conoscono anche per alcuni prodotti, peraltro secondo me bisogna portare un po' di irlandesi a bere vino in Franciacorta, già che ci troviamo, no? Quando vengono qui per le Olimpiadi sarebbe un'ottima idea. Sicuramente, ma ho partecipato alla fase di candidatura e in quella fase abbiamo portato anche i dati italiani a confronto anche con i nostri competitor del momento e ci siamo accorti di quanta ricchezza di valori avevamo rispetto anche ad un paese che è percepito come molto più virtuoso anche in tema di sostenibilità. Bene, le cose che sono state anche valorizzate anche all'interno del dossier di candidatura sono state anche, per esempio, il numero di prodotti certificati che l'Italia può, prodotti alimentari intendo, produzione alimentare, identificazione geografica che può vantare. E produzioni biologiche e produzioni e anche indicatori di quanti edifici sono certificati LEED, voi parlate di sostenibilità, appunto una serie di elementi, la produzione da fonti rinnovabili sicuramente, che abbiamo scoperto, la raccolta differenziata, alcuni indicatori veramente molto più rappresentativi e positivi che il nostro sistema paese era in grado di presentare sul tavolo, oltre ad aver fatto appunto un dossier importantissimo dal punto di vista importantissimo il fatto di valorizzare alcune realtà che già ospitano e quindi sono già preparate ad ospitare competizioni internazionali e quindi da Cortina ad Anterselva, la Val di Fiemme, certo. Bormio, la stessa Milano, sono state valorizzate queste scelte proprio perché è stato facile dire siamo già preparati, siamo già pronti ad ospitare delle competizioni internazionali proprio basandoci sulle competenze territoriali di queste realtà che già avevano. E questo avrà una ricaduta anche di legacy, perché ovviamente ospitare un'Olimpiade permette poi di acquisire ulteriori competenze, ulteriori professionalità, ulteriori specializzazioni che competeranno sull'arena internazionale per attirare ulteriormente competizioni o eventi internazionali di rilievo. Quindi questo è un investimento ulteriore per il futuro. Allora, io ringrazio Valeria Zavatta per questo ulteriore capitolo. Prego. Posso, visto che abbiamo la nostra platea e oltre al percorso che abbiamo fatto ormai da anni, avendo anch'io anche un vicepresidente che ha un agriturismo e una cantina in Franciacorta,
la domanda sul percorso sport e olimpiadi non posso non farla vedendo i miei agricoltori, dicendo: ma a casa Italia quando arriveranno turisti da tutto il mondo, atleti da tutto il mondo, allenatori di tutto il mondo, paesi che hanno una capacità di spesa, assaggeranno grana padano e berranno Franciacorta? Grana padano è già un nostro partner, per cui sicuramente sì. Su Franciacorta non posso esprimermi. Ci lavoreremo. Penso che sia opportuno lavorarci, assolutamente. Ne varrebbe la pena, devo dire. Grazie. Io sono una fanatica del Franciacorta. Allora, ringrazio la Zavatta per questo ulteriore importante capitolo che abbiamo sviluppato. Grazie Gloria, arrivederci. E invece direi che questo è il momento di far salire sul palco il presidente nazionale, il presidente Gianzanti, che chiamerei sul palco. Presidente, salve, ben trovato. Allora, sì, perché secondo me ci volevano due presidenti sul palco per presentare il nostro prossimo ospite, no? Sì. Beh, è la prima volta, penso, che in un'assemblea di Confagricoltura Brescia parla in diretta un vicepresidente del Consiglio, per cui per noi è un piacere, per me è un piacere presentare all'Assemblea di Confagricoltura Brescia collegato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Vice Premier Matteo Salvini. Grazie. Devo dire che però è un abitué del mondo agricolo, perché io l'ho già incontrato a Milano e so che ha una passione speciale per il mondo agricolo, anche se in questo momento si occupa d'altro. Posso testimoniare, me ne ha parlato tante volte, e anche nel rapporto con l'Europa. Devo dire che Salvini su questo si è sempre battuto dalla vostra parte, francamente. Benvenuto, prego, Ministro. Grazie. Salvini. Grazie per... Ringrazio il presidente Giovanni Garbelli, ringrazio Massimiliano Giansanti, ringrazio da milanese, ahimè, un altro presidente che ci ha rifilato una sonora sconfitta a pallacanestro pochi giorni fa. Saluto e faccio i complimenti a Mauro Ferrari, perché se dovevamo perdere contro qualcuno sono contento che l'Olimpia abbia perso contro la Germania Basket, e quindi e spero che la vittoria sul campo di basket aiuti anche al risollevarsi le rondinelle sul campo di calcio. Quindi c'è tutta la nostra e la mia personale vicinanza, visto che parlavate di Olimpiadi, che abbiamo fortemente voluto, perché al di là di tutto non sono le Olimpiadi Milano, Cortina, Bormio o Trento, sono le Olimpiadi di tutto l'arco alpino e di tutta Italia, che porteranno 5 miliardi di investimenti e di incassi anche in provincia di Brescia. Due parole, non voglio rubarvi troppo tempo, su quello che da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sto facendo in queste prime settimane di governo, perché ovviamente voi potete produrre il latte migliore al mondo come viene fatto, si parla... Ho letto la relazione del Presidente, il latte al top, il comparto suinicolo che invece ha qualche difficoltà a Brescia e non solo a Brescia, e su questo stiamo ragionando come peste suina, ad esempio per quello che riguarda il contenimento a livello di autostrade, di strade statali, ferrovie, per evitare l'espandersi del fenomeno. Però proprio in provincia di Brescia, in questi primi 4 mesi, che è una delle province più dinamiche da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista delle infrastrutture, chi c'è in sala, se c'è, come c'è il mondo produttivo. Ho avuto modo di toccare con mano alcune grandi opere che in questo momento ancora non danno risultati, ma che serviranno il settore dell'agricoltura, dell'industria, dell'impresa, di tutto il bresciano. Il presidente Ferrari si occupa di autotrasporto e quindi sa quanto sono importanti autostrade più moderne e più sicure. Ricordo fra gli ultimi cantieri l'alta velocità a Lonato, che è un esempio di tempestività e di regolarità. Penso alla corda molle, raccordo Spitaletto Montichiari, penso agli eterni lavori della bretella in Valtrompia, che sto seguendo un giorno sì e un giorno pure per arrivare finalmente a compimento, penso alla variante di Edolo, penso al fatto che Brescia, la provincia di Brescia, sarà il record italiano, perché sarà la prima provincia italiana ad avere in servizio nel 2024 6 treni a idrogeno sulla linea
Brescia Iseo Edolo a proposito di sostenibilità, che è l'introduzione della vostra sessione. E penso e mi taccio anche allo sviluppo dell'aeroporto di Montichiari, che poi deve essere un polo cargo a livello non nazionale ma internazionale. Due riflessioni che penso possano interessarvi su quello che ho fatto e a cui sto partecipando e lavorando in queste ore. Avrei voluto essere in presenza a Brescia, invece sono uscito poco fa dal Ministero, dove tornerò anche domani. Il tema siccità, ovviamente, che va affrontato a breve, a medio e a lungo periodo. Io sto vigilando perché i miliardi di euro a disposizione del MIT, del mio Ministero, siano assolutamente spesi nei tempi previsti, e vi posso assicurare che questo è e questo sarà. Stiamo lavorando insieme ad altri ministeri a una cabina di regia di emergenza per prevenire e affrontare i problemi della siccità, che sono già alle porte, perché basta andare a vedere il livello di mancanza di neve sulle montagne bresciane e lombarde, basta andare a vedere il livello del Garda, dell'Idro, dell'Iseo, del Po, che sono a meno 50%, e quindi è chiaro che ci aspetta, soprattutto in campo agricolo, a meno che non piova continuativamente, però non possiamo affidarci alla danza della pioggia, un'estate complessa come lo è stata l'estate scorsa. Quindi stiamo lavorando a un decreto legge d'urgenza da portare al più presto in Consiglio dei Ministri entro i prossimi giorni, che istituisce una cabina di regia fra i vari ministeri, Ministero dell'Agricoltura, Ministero dell'Ambiente, Ministero degli Affari Regionali e Ministero delle Infrastrutture Idriche, perché io mi occupo di strade, autostrade, porti, aeroporti, ponti, viadotti e ferrovie, ma anche di dighe e di gestione, appunto, di manutenzione, di lotta alla dispersione idrica, e mi sono messo a disposizione non come ministro, ma come ministero, come squadra, per coordinare, per avere la guida di questa cabina di regia, in modo tale che quando Confagricoltura e le sue migliaia di aziende rappresentate, Dio non voglia, però avranno bisogno di un intervento urgente, ci possa essere un commissario e una struttura che nell'immediatezza possa dare le risposte. Ovviamente mi faccio carico di interventi a medio e lungo termine, perché non è possibile che l'Italia riesca a tenere e poi a riutilizzare solo il 10% dell'acqua piovana, e non è possibile che ci sia una dispersione idrica fra il 40 e il 50%. Quindi questi soldi che non si vedono, però noi come Ministero li stiamo investendo in acquedotti, in lotta alla dispersione e in un ragionamento che a lungo termine, penso alla provincia di Brescia e penso al lago d'Idro, faccia gli interessi delle imprese turistiche, dei territori, ma anche delle imprese, delle aziende agricole. Quindi infrastrutture più moderne, con la logistica che permetta ai vostri prodotti, ai nostri prodotti. Mi ci metto, perché l'uomo è ciò che mangia. Se l'uomo mangia bene, viene su bene; se l'uomo mangia male, evidentemente viene su in altra maniera. Quindi è prezioso il vostro contributo. Sul fronte europeo, ne parlava Mirta Merlino, proprio in queste ore stiamo combattendo, non è di diretto interesse dell'agricoltore, dell'imprenditore agricolo in quanto tale, ma l'imprenditore agricolo è cittadino, e quindi stiamo lottando perché la normativa europea, che metterebbe fuori legge le auto a motore endotermico, benzina e diesel, entro il 2035, che è una follia, un suicidio, un regalo alla Cina e un licenziamento di massa degli operatori e dei lavoratori italiani, possa essere rivista, rivalutata e accompagnata del tempo, anche perché poi si arriverà anche a interventi sui mezzi pesanti e sui mezzi agricoli, e quindi è bene che la sostenibilità non diventi una ghigliottina, non diventi un cappio, non diventi sanzioni, come in agricoltura è stato fatto, ma diventi un percorso incentivato e accompagnato in maniera intelligente. Quindi su questo devo dire che l'alleanza che l'Italia, come in campo agricolo, su altri temi, è riuscita a mettere in piedi con i tedeschi, con i polacchi, con i cechi, con i rumeni, con i francesi, sta dando buoni risultati. Non vi porto via altro tempo, anche perché a Brescia avremo modo di vederci e rivederci. Vi ringrazio per quello che fate, ringrazio uno per uno i vostri imprenditori agricoli, che non sono quelli che la televisione ci offre modello il contadino cerca moglie,
o il pezzo che ogni tanto sul Corriere della Sera o su Repubblica lascio tutto, facevo il banchiere di successo, facevo l'avvocato di successo e adesso mi improvviso agricoltore. No, caro mio, non funziona così, perché non ci si improvvisa agricoltori, non ci si improvvisa medici, chirurghi e non ci si improvvisa giornalisti o ministri. Fare il mestiere dell'agricoltore richiede impegno, richiede studio, richiede passione e sacrificio, richiede competenza. Ecco, quindi magari è bello che la sera uno arrivi. No, perché è molto bucolica come immagine, a volte anche a me verrebbe voglia di dire: ma chi me lo fa fare? Mi indagano, mi perseguono, mi processano, lascio tutto e faccio il contadino. Non penso che sarei in grado di fare il contadino, penso che porterei i libri in tribunale dopo 6 mesi. Quindi a Milano, Ofelè, falto a me stesso. Quindi grande per gli imprenditori agricoli, che sono una parte importante del business, dell'industria italiana, oltre che delle foglioline e delle margheritine. Quindi grazie per aver tenuto duro nei momenti difficili, grazie ai distributori, agli autotrasportatori, alla logistica e alla piccola, media e grande distribuzione, che hanno aperto canali anche negli anni più difficili. Quindi ringrazio chi c'è sul palco e ringrazio, permettetemi 10 secondi di riflessione bresciana, so che è in tribuna quello che è stato un ottimo assessore all'agricoltura di Regione Lombardia e penso che potrà essere un ottimo sindaco di Brescia se i cittadini vorranno. Quindi grazie, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti voi. Grazie Matteo Salvini, grazie di aver partecipato. Riferirò anche la frecciatina a Tardelli, insomma, che se vuol fare l'agricoltore deve ancora fare molta strada. Ho capito, il messaggio è chiaro. Allora, adesso noi apriamo il nostro confronto con i nostri presidenti, col presidente Gianzanti, col presidente Garbelli e con il ministro competente. Credo che Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, sia già collegato con noi, se ho capito bene. Ce l'abbiamo? Faccio come in trasmissione. La linea funziona? Vabbè, bello della diretta, sono abituata. Niente, non c'è ancora. Vabbè, allora commentiamo noi, tanto abbiamo molte cose da dire, nel senso che credo che appunto il tema siccità, se ho capito bene, lo dico al presidente Gianzanti, vi sta enormemente a cuore. C'è, eccolo qua. Salve ministro, ben trovato, benvenuto. Buonasera Mirta. Allora ministro, mi sono appuntata a molte delle cose che ha detto nella sua relazione il presidente Garbelli e appunto, insomma, naturalmente l'orgoglio di questa categoria per quello che è stato fatto e ancora si può fare e per la capacità continua anche di rilanciare, reinventare, innovare, perché appunto la nostra agricoltura è un'agricoltura non solo eccellente ma anche fortemente innovatrice, però ha anche le criticità. Però forse con lei mi piacerebbe partire da il nome del suo ministero, perché credo che questa innovazione peraltro voglio dire a voi che il fatto che ci sia Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, per quanto mi riguarda denota una grande centralità dell'agricoltura nella testa del Presidente del Consiglio, perché noi dei media consideriamo Lollobrigida uno degli uomini più vicini, più fidati di Giorgia Meloni. Spesso gli diciamo che è l'uomo chiave di questo governo e lui una volta rispose molto spiritosamente: veramente in questo momento mi sento una chiavica più che chiave. E questa è una battuta che ha fatto il giro del mondo. Detto questo, insomma, diciamo che la presenza di Lollobrigida per voi secondo me è una garanzia, perché certamente un ministro di peso. La sovranità alimentare, perché questa innovazione nel nome del ministero? E questo in qualche modo è un messaggio anche per i nostri agricoltori, per quanto importante consideriamo il nostro modo di fare agricoltura, no? Come diceva Matteo Salvini, produrre buon cibo e mangiare buon cibo fa la differenza, e francamente in molti altri paesi questo accade molto meno. Ministro, prego.
Allora, intanto grazie dell'invito, mi dispiace non essere presente, sono in treno e quindi sto provando proprio perché ci tengo a rappresentare quelle che sono le nostre posizioni insieme a Confagricoltura, al presidente Gerbelli che saluto, all'amico Gianzanti con cui ci conosciamo fin dai tempi in cui era ancora presidente dei giovani di Confagricoltura e parallelamente in un impegno costante al servizio della nostra comunità. Arrivo alla tua domanda, che credo si sia fatta sempre più importante e rilevante, l'esigenza di assumere come Europa e all'interno dell'Europa la nostra nazione può essere particolarmente attiva, la consapevolezza che c'è necessità di garantirsi un'indipendenza che non può non basarsi anche sulla produzione dei beni primari. Poi ci siamo affidati a filiere troppo lunghe, messe in mano spesso a nazioni che vedevano un solo uomo al comando, e ogni riferimento alla Russia è voluto, e che possono da un giorno all'altro interrompere le forniture di energia, di fertilizzanti, di grano, mettendo in ginocchio sia la produzione che la trasformazione. La sovranità alimentare è un diritto di un popolo ad avere la capacità di produrre e la capacità anche di mangiare buon cibo, perché hai detto bene, l'elemento qualitativo è un elemento portante, a nostro avviso, anche della sicurezza alimentare ed è la situazione a che stiamo attenzionando sempre di più in un momento in cui alcune degenerazioni della globalizzazione spingono verso elementi condizionanti più che informativi, dove l'elemento della qualità passa in secondo piano. Evidentemente per la nostra nazione sarebbe un disastro. Ministro, prima parlavamo di quanto eccellente sia la nostra agricoltura, di quanto i nostri prodotti siano famosi nel mondo. Citavo questa meravigliosa classifica dei formaggi migliori del mondo. I primi 8 su 10 sono italiani, che ci dà anche la misura di quello che siamo. Eppure siamo terrorizzati, per esempio penso al mondo dei formaggi, dall'Italian sounding, da tutta quella robaccia che viene messa sul mercato, evocando i prodotti italiani, ma naturalmente nulla avendo a che fare con i prodotti italiani. Stiamo facendo delle cose per tutelare, rafforzare il nostro Made in Italy su questo tema? È chiaro, abbiamo lavorato da subito su questo tema e ogni giorno lavoriamo su questo anche in collaborazione con altre nazioni. Io questa mattina ho incontrato e abbiamo lavorato a lungo insieme al collega spagnolo Planas esattamente su questo. Ci sono alcune nazioni che fondano il loro valore aggiunto proprio sulla qualità dei brand. Abbiamo un problema di linea col treno, credo. Certo. Io ci sono, però non so se mi sentite voi. Sì, sì, va bene. Mi scuso davvero con tutti i presenti, ma era l'unico modo per riuscire a essere presente e ci tenevo. Dicevo, noi abbiamo un brand potentissimo, il brand Italia. Ove si appare il tricolore, ove appare la parola Italia, immediatamente viene percepita qualità. Questo elemento evidentemente deve essere difeso da una parte, e lo abbiamo fatto sia con accordi internazionali, abbiamo sottoscritto con i grandi portali accordi che permettono di verificare e non commercializzare prodotti che corrispondono a quelli che denunciavi essere riferibili all'Italian sounding. Abbiamo aperto un ragionamento strategico, ripeto, stamattina con il ministro spagnolo in preparazione della presidenza spagnola tra 6 mesi dopo quella svedese. In Europa lavoreremo in specifico a difendere i prodotti di qualità da aggressioni di questa natura, che a noi costano decine di miliardi di euro di potenziale export. Rispetto a questo, anche sul piano interno abbiamo lavorato moltiplicando le forze in campo. Abbiamo assunto, o meglio, stiamo per fare i concorsi per assumere, con la legge di stabilità abbiamo finanziato 300 nuovi ispettori dell'ispettorato del controllo della qualità e della repressione frode. Abbiamo aumentato il numero dei carabinieri che fanno verifiche su questo tema, e questa è la strategia difensiva in relazione anche con le altre nazioni, in difesa non solo e non tanto delle nostre imprese, lo spieghiamo regolarmente anche a coloro meno sensibili di noi alla difesa delle nostre imprese, ma di quello che comprano i loro cittadini. Certo. Perché nel resto del mondo purtroppo comprano spesso non in base alla capacità di discernere la qualità, ma sulla base del prezzo. Quindi se trovano 2 prodotti che hanno il tricolore, comprano quello che costa di meno, non si chiedono che cosa c'è dietro. Mentre va fatta una campagna attenta di informazione e di promozione dei nostri
prodotti, della qualità che c'è dietro, del lavoro che c'è dietro, della sostenibilità ambientale che c'è dietro un'agricoltura sanissima come è quella italiana, della trasformazione attenta secondo disciplinari puntuali, secondo una percezione di capacità di mantenere inalterati alcuni livelli qualitativi elevatissimi e che del mondo. E su questo, insomma, abbiamo trovato anche qualche riscontro inaspettato in nazioni che fino adesso non sono state particolarmente interessate, ovviamente, alla difesa della nostra economia, ma invece sono interessati alla qualità dei prodotti che acquistano i loro cittadini. Per arrivare a questo, se mi permetto di aggiungere però che ci sono alcuni elementi che vanno applicati e attuati anche in sede europea, perché in questi anni l'Europa ha speso molto più per convincere gli agricoltori a smettere di coltivare che ad aiutarli a rilanciare le loro aziende. E ancora oggi lavoriamo per evitare che si facciano scelte ideologiche come l'abolizione in pochi anni dell'utilizzo dei fitofarmaci, che sono medicine che servono a curare le piante. Non perché noi non vogliamo abolire i fitofarmaci in prospettiva, ma riteniamo necessario farlo quando saremo arrivati a rafforzare le nostre piante, le nostre sementi, per renderli inattaccabili dalle patologie vecchie e nuove dovute al cambio climatico. Noi dobbiamo ricordarci che siamo la patria della genomica, l'ha inventata Nazareno Strampelli, la genomica nel mondo. 100 anni fa riuscì a realizzare dei grani mescolando un grano resistente alla ruggine, che era un grano tipico della provincia di Rieti, con un grano giapponese e un grano olandese, e riuscì in soli 2 anni a raddoppiare la produzione di grano a parità di consumo di suolo. Un vero e proprio miracolo che fa ben sperare sulle nuove tecnologie che non modificano il DNA ma accelerano alcuni processi evolutivi per rafforzarle, e su questo bisogna investire. Un investimento in termini di ricerca, un investimento in termini di tecnologia che le associazioni di categoria Confagricoltura ha sostenuto e che noi vogliamo sostenere anche economicamente. In legge di stabilità abbiamo stanziato 225 milioni che saranno destinati a questo, e chiediamo all'Europa di fare lo stesso tipo di passaggio. Se chiedi la riduzione dei pesticidi, bene, ma investi sulla ricerca. Stesso discorso su alcune aziende come le emissioni in zootecnia, un altro cardine dello sviluppo e dell'allevamento. Noi dobbiamo cercare di mantenere inalterato il principio di un allevamento compatibile, senza azzerare, secondo il principio che un commissario che appare virtuoso, che dal nome altisonante si chiama Timmermans, tenta di imporre ai nostri agricoltori, ai nostri 150 vacche massimo come allevamento. Se superi le 150 vacche diventi l'Ilva di Taranto. Non è così che funziona, la deiezione animale non è e non ha lo stesso tipo di impatto sull'ambiente delle emissioni industriali. Ma qual è lo scopo che si pongono alcuni in Europa, specie di paesi nordici, di alterare il nostro sistema produttivo tradizionale? È davvero quello della difesa dell'ambiente? Ce lo stiamo chiedendo, perché l'ambiente, l'aria e l'acqua non hanno confini, e se noi diminuiamo e cancelliamo il nostro sistema agricolo o di allevamento, dovremo comprare carne e prodotti da nazioni che usano pesticidi o allevamenti intensivi come quello che stiamo vedendo in Cina in questi giorni, 26 piani di palazzo per ospitare 1 milione di maiali, magari, mi viene il dubbio, passando dal porto di Rotterdam, tanto caro a Timmermans, e indebolendo il resto d'Europa, che invece fa di una produzione compatibile con una buona storia. Noi non abbiamo certamente nulla da pretendere, ma da proporre in termini propositivi, e il nostro governo in Europa sta difendendo, non da solo, insieme alla Francia, insieme alla Spagna, insieme ad altre nazioni che hanno nella tradizione agricola e dell'allevamento la loro ossatura economica, alcune scelte di indirizzo alle quali non siamo disposti a rinunciare. Ministro, do la parola un momento al Presidente Garbelli, che vuole aggiungere una cosa. No, io volevo semplicemente ringraziare, perché gli impegni che abbiamo visto che ha il Ministro, che ha girato mezza Europa che questa settimana, e quindi la disponibilità che ci ha dato tra i suoi 1000 impegni per essere qua stasera, è veramente importante e doverosa. Il fatto che non fosse qua presente è assolutamente giustificato, la nostra relazione l'ha vista.
Lo ringrazio per la disponibilità, lo ringrazio per la partenza con il cambio di nome, perché sovranità alimentare noi l'abbiamo interpretata a Brescia nel modo giusto, perché noi vogliamo essere protagonisti delle nostre scelte e per noi la sovranità alimentare è anche questa. Siamo orgogliosamente la prima provincia agricola d'Italia, l'abbiamo detto, e quindi, visto che parliamo con il Ministro dell'Agricoltura, le dico anche un mio desiderio: mi piacerebbe che l'assessore all'agricoltura potesse essere ancora bresciano. Volevo farle due domande su due cose che sono venute. Una che mi incuriosisce molto anche personalmente, dato che siamo in una terra di eccellenza, ma una terra anche di vino, la Franciacorta è una terra meravigliosa. E, questa storia dell'etichetta irlandese, che a me è parsa folle, però insomma, che speranze abbiamo che questa cosa venga in qualche modo superata, no? Perché stiamo capendo che c'è una totale confusione tra l'uso e l'abuso. E il vino, nella nostra tradizione, mi verrebbe da dire culturale, è tutt'altro che un alcolico che fa male, no? Quindi l'idea che deve esserci un'etichetta, delle indicazioni di terrore, come se stessimo appunto bevendo qualcosa che ci porta il cancro, mi sembra assolutamente folle. Sì, noi potremmo anche accettare la mediazione se scrivono che il vino fa male a chi non lo beve, accettiamo anche quel tipo di proposta, di là della battuta. Credo che sia oggettivo che la scelta dell'Irlanda è una scelta che viola tutti i tre e in Europa sono alla base del libero commercio. E quindi ne parlavo stamattina con il ministro spagnolo, stiamo tentando di evitare che questo accada, lo facciamo come da normativa europea attraverso la Commissione e attenzioniamo, non da soli, con Francia, Spagna, abbiamo proposto un primo documento a cui si sono aggregate altre 6 nazioni produttrici di vino. È abbastanza brutta come storia che una nazione che non produce vino tenti di stigmatizzare, esatto, un prodotto che nel loro mercato stava entrando in maniera molto forte. Quindi io mi faccio i complimenti peraltro al consorzio del Franciacorta, con il quale ho avuto modo di rapportarmi, ormai sono a livelli di straordinaria eccellenza e di capacità di valorizzare attraverso la promozione un prodotto certamente di qualità, ma che anche nelle capacità imprenditoriali dei bresciani ha fatto fare un salto anche di prezzo e quindi di valore aggiunto per l'economia. Altro che champagne, però non lo dica ai francesi che poi litighiamo, teniamocelo per noi, insomma. Che... Guardi, una cosa divertente, l'altro giorno inauguravo a Bruxelles una, tra virgolette, ambasciata di un'azienda importante, la Campari, che in poco tempo è riuscita a fare due cose: una, a far arrivare alcuni prodotti che erano di nicchia, l'Aperol piuttosto che lo Spritz, a livelli eccezionali, portando il fatturato al 20% dell'intera holding. E hanno aperto un posto che diventa proprio anche a Bruxelles un luogo in cui si possa verificare, che è legato anche alla loro azienda. Ma la cosa divertente è che attraverso lo Spritz il Prosecco è entrato in Francia, perché il vero Spritz lo devi fare con il Prosecco, per cui questo ha aperto le porte per le bollicine italiane anche a una nazione che era abbastanza ostile ai nostri prodotti di questa natura. Beh, ottimo. Io credo che interpreto anche il pensiero del presidente Gianzanti, se chiedo anche sulla siccità quali sono le prossime mosse. Sappiamo che insomma state pensando di nominare un commissario, volevo sapere in che tempi e con quali compiti. Ho ascoltato il collega Salvini, con il quale lavoriamo spalla a spalla da sempre. Questo governo ha il vantaggio di lavorare in termini osmotici, senza gelosie, senza rivalità, con una linea comune. Ci siamo visti l'altro giorno in una cabina di totale da far comprendere quanto questo tema, per troppo tempo abbandonato, perché la siccità non è una emergenza, è l'epifenomeno, cioè quello che accade quest'anno, una emergenza, ma 5 anni fa c'è stato un evento siccitoso, 5 anni prima ancora un altro,
negli ultimi 20 anni sono almeno 5 gli eventi siccitosi che si sono susseguiti e noi abbiamo 8 miliardi non spesi che vanno investiti, che non saranno sufficienti, sulla dispersione idrica, sui bacini idrici già esistenti, sulle nuove tecniche di desalinizzazione che possono essere utilizzate. Sono tanti gli elementi che potranno vederci protagonisti in una strategia di medio e lungo periodo. Il commissario serve a superare le tante norme, la tanta burocrazia che ha impedito semplicemente di fare le cose semplici che possono permetterci di dare risposte immediate per quanto possibile in un quadro abbastanza disastrato che vede peraltro purtroppo la siccità quest'anno toccare regioni che la conoscevano meno di altre, quelle del nord Italia, per cui siamo al paradosso che nel sud comunque erano abituati ad utilizzare l'acqua in modo centellinato, nel nord ovviamente non avendo il problema in maniera un po' più ampia. Dobbiamo lavorare anche su questo a metodi di irrigazione più moderni per risparmiare le risorse idriche, sarà il problema del futuro e quindi siamo attivissimi sul tema. Già la prossima settimana si riunirà di nuovo il tavolo, credo proprio con Matteo Salvini che lo coordinerà. Noi volentieri rappresenteremo il mondo agricolo che utilizza il 53% delle risorse idriche della nostra disponibilità e ovviamente ci saranno altri ministeri, tra cui quello della protezione civile, quello dell'ambiente, su cui gravano la maggior parte delle norme che impediscono la realizzazione di una serie di sistemi di invaso, di pulizia delle dighe e anche di interventi che sarebbe facile o più facile fare. Forse addirittura il ministro Crosetto che potrebbe, quello che io personalmente gli chiederò, anche rendere disponibile per quota parte l'esercito per quelle opere strutturali che si devono realizzare velocemente per risolvere gli impianti. Io credo anche che un commissario possa essere utile ad affrontare rapidamente quelle emergenze che invece troppi livelli istituzionali, dai consorsi di bonifica, alle autorità, alle province, alle regioni, alle varie istituzioni hanno sull'acqua e ovviamente da una scrivania a un'altra passano giorni e l'agricoltura non ha tempo da perdere. Vabbè, direi che c'è la notizia, la storia di Crosetto dell'esercito, trovo che sia una notizia molto interessante. Volevo sentire il presidente... No, è mia proposta, non è che... Adesso posso... avvertiamo Crosetto, glielo avvertiamo. Posso approfittare della presenza del ministro perché condivido chiaramente l'impegno e la visione che ha. Mi pare però che in questa fase di emergenza si parli appena del risparmio e dell'efficienza che deve fare l'agricoltura a utilizzare l'acqua. Ma ormai sono anni che dell'acqua se ne fa un uso plurimo. La usa il settore industriale, la usano gli idroelettrici, la usano i cittadini, abbiamo le fontane, ma l'unico risparmio è quello che devono fare gli agricoltori, solo gli agricoltori devono efficientare. E anche su questo tema secondo me è una battaglia di sensibilizzazione, perché così come ha detto giustamente l'amministratore delegato di Snam, in anni difficili tutti hanno fatto la loro parte, anche sul tema dell'acqua non vogliamo che gli unici a pagare l'assenza di acqua siano gli agricoltori. Allora, ci mancherebbe altro. No, lo preciso però, Presidente, ci mancherebbe altro. Mi sembra scontato il dato che rappresento un'esigenza di un mondo produttivo che si basa su terra e acqua e altri elementi, ma terra, acqua e uomo producono il sistema agricolo. Oggi però i dati dicono che il 53% è utilizzato dagli agricoltori, il 21% dal uso, tra virgolette, civile, l'uso industriale e il resto degli utilizzi che se ne fanno la restante parte. È ovvio che per il mondo dell'agricoltura l'utilizzo dell'acqua è centrale e primario, quindi non si chiederebbe mai un sacrificio esclusivamente a questo settore perché sarebbe un evidente suicidio, anche per allora. Presidente Gianzanti, è soddisfatto delle risposte del ministro Lollobrigida? Perché se no, tanto sta in treno, lo possiamo torchiare ancora per qualche ora. No, assolutamente no, perché poi dopo me la fa pagare la settimana prossima sui tavoli di lavoro che abbiamo insieme. No, io ovviamente ringrazio il ministro Lollobrigida del suo tempo e della sua disponibilità, molto impegnato nella sua agenda. Io tra l'altro ieri sera sono passato un attimo al ministero, quindi sapevo che stava preparando questa bilaterale con gli spagnoli, importante. Io devo riconoscere a Francesco Lollobrigida di aver voluto dare una centralità importante al settore dell'agricoltura, tanto nell'individuazione del nome, ma in generale la scelta politica che il Presidente Meloni ha voluto fare nella figura di Francesco Lollobrigida dà una dimensione di questo governo all'importanza che questo governo dà all'agricoltura.
E lo dico con piacere a tutti gli agricoltori che sono qui, sono oltre 700, dico al Ministro, agricoltori sono qui ad ascoltare le parole del Ministro, del nostro Ministro. Io devo dire che ho incontrato il Ministro già 3 volte ai Consigli europei e ne hanno fatti 3, quindi non ne ha mancato uno, è andato più volte a Bruxelles e è cambiata in maniera radicale la politica italiana in quello che è il tavolo grande dell'Europa, e credo che questa posizione importante che il Ministro Lollobrigida ha voluto dare all'Italia agricola, credo che sia un grande riconoscimento a tutti noi agricoltori. Starà a noi ovviamente contribuire con idee, con proposte, aiutare il Ministro nelle scelte che sarà chiamato a fare. È evidente che le scelte che sarà chiamato a fare saranno scelte difficili. Il quadro generale, come lui sa, non è quello che avrebbero auspicato, trovano una situazione di debito pubblico che non permette al Ministro di fare ciò che vorrebbe fare, e io credo che stia a tutti noi appunto aiutare il Ministro nelle scelte che va fatto. È vero che il 53% dell'acqua viene utilizzata dagli agricoltori, ma è altrettanto vero che quell'acqua che noi utilizziamo la ridiamo alla natura, perché a differenza di altri non la ridanno, e se la ridanno molte volte la ridanno anche contaminata. Quindi l'agricoltura ha un vantaggio rispetto ad altri su cui dobbiamo lavorare, e su questo sono convinto che il Ministro ci darà una mano, su come ovviamente procedere sempre più per utilizzare meglio l'acqua, che non è un bene infinito. Su questo ovviamente dobbiamo lavorare per un'agricoltura che sappia in maniera consapevole fare un giusto utilizzo dell'acqua, cosa che noi lo facciamo, come diceva il Presidente Garbelli, da tempo. E io ricordo, e su questo invito il Ministro a spingere molto, l'80% di quello che noi mangiamo deriva da agricoltura irrigata. Il fatto che oggi noi non abbiamo la possibilità, o rischiamo di non avere la possibilità, di irrigare i nostri campi, cosa significa? Significa che se noi non andremo a produrlo, l'Italia dipenderà nelle importazioni sempre di più da altri paesi. Quindi è evidente che se 50 anni fa, in un'audizione, il ministro del Tesoro di allora disse che l'Italia perdeva il 50% dell'acqua, e dopo 50 anni siamo ancora alle perdite del 50%, il compito che noi tutti agricoltori chiediamo a questo governo è di mettere fine a quello spreco di acqua, di accelerare sull'utilizzo di tutte quelle che sono i riutilizzi delle acque reflue, che possono essere acque importanti per noi. Il Ministro ha fatto riferimento alla desalinizzazione dell'acqua del mare, cosa su cui Israele credo che da anni alimenti le loro campagne. Bisogna avere coraggio nelle scelte, bisogna avere fiducia nel progresso, e io sono convinto che il Ministro Lollobrigida e questo governo sapranno fare le giuste scelte. Grazie Presidente Giansanti. Io dico al Ministro una cosa fin da adesso, dato che mi sembra che più andiamo avanti in questi nostri lavori e più capiamo che, per citare un programma televisivo a cui pure ho partecipato nella mia carriera televisiva, che si chiamava La storia siamo noi, beh, l'agricoltura siamo noi, è molto palese da quello che ci racconta il Presidente Giansanti, di quanto ogni pezzo della nostra vita in qualche modo è collegato all'agricoltura, alla sua qualità, che se ci sarà una campagna di sensibilizzazione per il grande pubblico, Ministro, sul risparmio di acqua. Io sono molto contenta di ospitare questa campagna nella mia trasmissione e di dare una mano, perché credo che ognuno di noi possa fare un suo pezzetto su questo tema. Bene. Va bene, non ho capito se ci sente ancora, vero Ministro? Così noi sono finito sotto te. Ecco, prego. Io credo di essere adesso sotto la stazione di Bologna, e quindi si perde la linea. La ringraziamo della partecipazione. Grazie a voi, grazie agli agricoltori soprattutto. Saluto il Presidente Giansanti, Merlino, il Presidente Garbelli. Grazie dell'invito e dell'ospitalità. Ci vedremo tante altre volte. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Allora, io credo che a questo punto siamo arrivati al punto in cui dobbiamo premiare. Dobbiamo raccontare appunto dell'eccellenza, ma anche delle sinergie, perché il premio al conferimento al merito è sostanzialmente per una grande università e per una grande sinergia tra il mondo agricolo e il mondo universitario. Leggo io la motivazione? Vai. Allora, mi fa molto piacere fare questa parte, perché credo che appunto invece poi dei mondi belli e positivi come i vostri debbano anche ogni tanto celebrarsi. Allora, conferimento al merito per l'Università di Brescia.
Confagricoltura Brescia ritiene la ricerca e l'innovazione alla base del processo di modernizzazione tecnologica che consente alle imprese agricole di essere sostenibili e competitive nei mercati nazionali e internazionali. La sfida di coniugare crescita produttiva e sostenibilità ambientale è sempre più affidata alla ricerca e allo sviluppo scientifico. L'Università di Brescia l'ha saputo cogliere molto bene nelle sue scelte accademiche, ad esempio con la costituzione del corso di laurea in sistemi agricoli sostenibili. L'Università di Brescia ha compreso come il ruolo del capitale umano sia diventato fondamentale nel settore agricolo, caratterizzato da profonde trasformazioni e con l'introduzione sempre più massiccia di tecnologia e innovazione nel processo. Per questi motivi siamo particolarmente onorati di consegnare questa onorificenza appunto all'Università di Brescia nella persona del professore ingegner Maurizio Tira. Prego. Molto piacere, complimenti. Allora, consegniamo le targhe, sembra un po' Sanremo. Complimenti, professore. Devo dire... Sì, 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 volentieri. Beh, innanzitutto ringraziare il Presidente Nazionale, il Presidente Garbelli, perché siamo veramente onorati di questo riconoscimento che va all'Università. Qualche anno fa abbiamo, ascoltando il territorio, deciso di attivare una laurea triennale, che il Presidente ha già citato nel suo discorso, Sistemi Agricoli Sostenibili, e da quest'anno la laurea magistrale in Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura. Questo corso di laurea ha avuto un enorme successo di iscrizioni e ancora oggi raccoglie tanti studenti e studentesse che sono interessati. L'abbiamo fatto per alcuni motivi. Questa è una terra che ha già una sua innovazione nel campo agricolo. Ricordiamo che nei secoli passati Gallo, Tarello sono stati innovatori delle tecniche. Ci sono degli istituti secondari superiori di grandissimo livello, Pastori in città e altri nella provincia, che ogni anno diplomano tantissimi studenti e studentesse di grande valore. E quindi mancava un corso di laurea. Ascoltando gli stakeholder del territorio abbiamo avuto non solo l'entusiasmo dell'idea di attivarlo, ma la domanda era perché non l'avete attivato prima. Quindi abbiamo capito che era il momento giusto, abbiamo fatto, come si fa sempre, abbiamo fatto il passo forse un po' lungo, adesso dobbiamo consolidarlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno perché le università pubbliche sono sostenute dallo Stato, ma solo in parte, e quindi una grande parte del sostegno viene dal territorio. Noi siamo nella provincia di Brescia, un'università che a me piace definire faro, cioè un'università che fa un po' di luce ma che vive per regolare quello che c'è già. Quindi la capacità produttiva e imprenditoriale che avete voi è sia la condizione per esistere dell'università che la condizione per proseguire e per innovare e per capire in che direzione andare anche nella ricerca. La ricerca, abbiamo sentito, è fondamentale. Noi cerchiamo anche con la ricerca di combattere alcuni stereotipi o fake news o posizioni che tu giustamente hai denunciato in più volte nella tua relazione. Questo è il nostro compito e vi ringrazio. Grazie professore, voglio ringraziare anche il professor Giglioli che è il preside della facoltà di sistemi agricoli sostenibili, buongiorno anche a lei, buonasera anzi anche a lei, ben trovato, e mi pare che con questo premio diciamo il tema della competenza alla base dell'attività agricola sia definitivamente diciamo passato nel messaggio che stiamo dando. Vi ringrazio molto, passiamo la arrivederci, grazie davvero e complimenti. Allora, passiamo alla seconda onorificenza, che ha un nome bellissimo, secondo me, ve lo voglio dire, l'ho trovata bellissima questa storia del galantuomo dell'agricoltura, anche perché il galantuomo è una parola che sembra un po' antica, ma in realtà è una parola bellissima che dovremmo molto recuperare nel mondo di oggi. Allora, il galantuomo dell'agricoltura è un premio che si conferisce, ho letto, da 55 anni. Molto a lungo, avete avuto tanti personaggi che l'hanno preso, tante personalità molto diverse, che poi la natura della natura può fare tante cose differenti, l'importante è che abbia a cuore lo sviluppo della nostra agricoltura. In questo caso il galantuomo dell'agricoltura di quest'anno viene conferito alla memoria del conte Piero Fenaroli.
voglio leggere la motivazione prima di conferire il premio. Allora, salve, bentrovati. Che bello che ci sono anche le nuove generazioni. Eccoci qua. Allora, leggo la motivazione perché mi sembra molto importante leggerla. Il conte Piero Fenaroli Valotti, prematuramente scomparso all'inizio del 2022, apparteneva all'omonima famiglia da secoli indissolubilmente legata alle vicende dell'agricoltura bresciana. Il nonno, il conte Pietro Fenaroli, già presidente del Credito Agrario Bresciano, e il padre Alessandro, consigliere per diversi lustri dell'Unione Agricoltori di Brescia. Il conte Piero è stato per molti anni consigliere e membro della Giunta di Confagricoltura Brescia e presidente della stessa proprietà fondiaria, dedicando in particolare la sua intelligenza e il suo tempo allo sviluppo dell'agricoltura bresciana in qualità di imprenditore, dirigente sindacale e possidente. Era davvero nell'essenza un galantuomo. La sua personalità arguta e garbata era dotata di un'intelligenza pronta, sottile e ironica. Sempre moderato e gentile, tendeva sempre a riempire la sua quotidianità dedicandosi alla passione per l'agricoltura che lo spingeva ad offrire gran parte del suo tempo con generosità e impegno, come del resto dimostrato nella sempre attiva partecipazione alla organizzazione. E per tutto questo e per molti altri motivi, che per brevità qui non possiamo elencare tutti, e Confagricoltura Brescia coglie l'occasione a un anno dalla sua scomparsa per attribuirgli un premio del Galantuomo dell'Agricoltura alla memoria, quale ennesimo attestato di stima e di ringraziamento, consegnando nelle mani della moglie Valentina e dei figli, a quanto ho capito. Come si chiamano questi due bambini meravigliosi? Edoardo. Maddalena. Maddalena. Bravi, così siete fieri del vostro papà. Sono molto felice che ci siete. Un po' più al centro forse per i fotografi, un pochino più al centro. Non so se Valentina vuole aggiungere qualche parola, anche perché io ho letto anche di questa famiglia che è veramente indissolubilmente legata a questa terra. Addirittura ho letto che questo cognome Fenaroli viene dal fatto che la famiglia nelle varie guerre che ci sono state in questo paese forniva il fieno all'esercito, ed è da allora che la tradizione familiare si sposa con la tradizione agricola. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio, per me è un onore condividere con voi un riconoscimento tanto importante ad un grande uomo quale era mio marito e il papà. Piero era legatissimo a Unione Agricoltori, tanto che i bimbi da piccoli dicevano sempre: papà va alla lupa, perché diceva sempre: devo andare in upa. E per lui è una storia familiare, ma anche una grande passione che con la sua intelligenza e la sua sensibilità ha sempre condiviso e apprezzato tantissimo. Quindi l'Unione Agricoltori per lui era una seconda famiglia. Grazie, grazie infinite. Grazie. Ringrazio molto anche appunto di aver condiviso questo pensiero con noi. Ringrazio il Presidente per questa opportunità che mi ha dato di capire molto di più di questo mondo così bello e ricco, vedi, anche sulle esperienze umane. Pensa, insomma. Pensi che io faccio il Presidente dell'Unione Agricoltori perché un giorno voglio arrivare a prendere il galantuomo dell'agricoltura. Beh, mi sembra un bello obiettivo. Devo meritare ancora. Un bello obiettivo. Ancora, e io chiederei al Presidente Giansanti di chiudere questo nostro incontro con qualche riflessione. Abbiamo ascoltato tante cose, abbiamo parlato di settori diversi, di mondi diversi, ma tutti fortemente legati al mondo dell'agricoltura, e abbiamo anche sentito alcune proposte, alcune risposte, no, della politica rispetto ai problemi che vanno affrontati oggi per far sì che questo vostro mondo continui a essere un grande motore di sviluppo per il nostro paese. Come preferisce lei? Possiamo pure stare tra amici seduti sul divano. Grazie ovviamente a tutti voi.
E ovviamente permettetemi con enorme piacere salutare tutti gli agricoltori. Parto dagli agricoltori, non me ne vogliano le autorità presenti in sala, gli illustri ospiti, ma il mio saluto va innanzitutto a chi non ha avuto in questi anni quella giusta luce intorno a lui. Sono stati anni difficili. Io, se penso all'ultima assemblea che facemmo nel 2019, nel 2020 era già prevista l'assemblea di Brescia e non potemmo farla, e quindi oggi è la prima volta che ci rivediamo dopo 3 anni estremamente difficili, quindi va a mio avviso il ringraziamento dovuto all'impegno, al lavoro, a tutte quelle persone che oggi non ci sono qui per X motivi e che invece avremmo voluto avere qui con noi. E quindi credo che il mio grazie, il mio sentito grazie vada a tutti voi. Io parto da 5 Io parole. Io farei un applauso a tutti voi a questo punto, ve lo meritate, credo. Io penso che sono veramente tanti, e io penso che raramente nella storia di Confagricoltura abbiamo visto una sala con 700 persone piena, se non nelle fasi emergenziali. Quindi il fatto che sino qua oggi ci rende molto orgogliosi di rappresentare questo sindacato. Per me ancora di più, perché sono il presidente nazionale, e questo orgoglio per me è l'orgoglio di tutti i giorni che mi permette di dare il massimo per tutti voi. Io faccio alcune riflessioni. Siamo usciti da una notte di fuoco, possiamo dirlo ormai, e parafrasando una bella canzone di Lucio Dalla, che proprio partiva da è stata una notte di fuoco, e lui si chiedeva cosa sarà il domani. Credo che sia la domanda un po' di tutti noi, cosa sarà il domani, e i temi che sono stati toccati nella relazione di Giovanni indicano, se volete, quello che per noi sarà il domani. E soprattutto Dalla si chiedeva nel suo testo su quale strade cammineremo. E io credo che in quella dimensione Confagricoltura da tempo stia indicando quali sono le strade su cui cammineremo. Noi oggi non siamo solamente quelli che stanno scrivendo le strade in cui cammineremo, ma abbiamo scritto le strade su cui stiamo camminando e su cui i nostri genitori hanno camminato. Sempre nella stessa canzone si parla, che dice: da volta definite le strade, poi ci muoveremo e potremo volare. Vedete, in questa dimensione c'è il più alto valore che l'agricoltura esprime per l'Italia e in generale gli agricoltori del mondo. Noi siamo sempre stati portati a non guardarci mai indietro, a superare ogni difficoltà, e fondamentalmente siamo abituati a volare alto. Io, quando sono diventato presidente, per chi era all'assemblea della mia elezione, ho sempre detto che noi siamo sempre portati a scegliere molto spesso tra galleggiare o affondare, e tra galleggiare e affondare io ho sempre preferito volare. E quindi in quella dimensione credo che gli agricoltori trovino tutta l'essenza. Quante volte un fortunale distrugge il nostro mais, le nostre coltivazioni, problemi in allevamento, e siamo sempre il giorno dopo lì con enorme entusiasmo, come se nulla fosse accaduto. E quindi tutto ciò si chiamerà futuro. Ecco, io voglio parlarvi del futuro perché credo che sia la dimensione più alta di quello che tutti i giorni passa nella testa degli agricoltori. Noi pensiamo sempre al futuro. È da sempre che abbiamo caratterizzato il futuro. E dietro il futuro ci sono 5 parole d'ordine che caratterizzano la vita di tutti noi, che sono la competenza, l'ha richiamato il ministro Salvini. Io penso che se ci sono delle persone che sono estremamente competenti su quello che fanno, sono gli agricoltori. Noi nel nostro sistema di conoscenze verticale abbiamo le più profonde conoscenze di come si faccia agricoltura. E guardate, fare agricoltura oggi non significa solamente nell'immaginario collettivo produrre un qualcosa che finisce sulle tavole degli italiani. Oggi fare agricoltura è territorio. Io vengo da una bellissima assemblea dei Confagricoltura Bolzano, sabato scorso, in cui ho avuto modo di apprezzare il premio che è stato riconosciuto a 3 famiglie di agricoltori delle valli dell'Alto Adige, in cui un signore aveva 7 ettari di terra, ripeto, 7 ettari, e produceva fieno. Un altro mungeva 13 vacche e con queste 13 vacche produceva formaggi di alta qualità per ovviamente rifornire durante l'inverno la comunità locale, durante l'estate ovviamente tutti quelli che vanno a visitare le bellissime montagne dell'Alto Adige.
e il terzo raccontava la storia di una famiglia di agricoltori di una valle fortemente integrata nella dimensione molto locale. Allora io mi chiedo qual è oggi il senso di quegli agricoltori. Guardate, io ho avuto un certo disagio, non ve lo nego, io mungo come voi, come molti di voi, molto più di 13 vacche. E allora ha valore chi munge 13 vacche o munge chi ne munge 1000 di vacche? Abbiamo tutti lo stesso identico valore, perché senza di noi cosa sarebbero quei territori? Allora la dimensione oggi più alta è quella di dare competenza e dignità a quello che noi facciamo. La dignità di quegli agricoltori è la dignità con cui noi tutte le mattine ci svegliamo e diamo valore ai nostri territori. Guardate, è straordinario il ruolo degli agricoltori italiani. Cosa sarebbe l'Italia senza l'agricoltura? I 2/3 della superficie italiana sono condotte da agricoltori, boschi, foreste, aziende agricole. L'Italia è bellissima la notte, quando la vediamo di fatto solamente in quella parte di illuminazione che dice dove ci sono le città, ma tutto il resto è agricoltura. Questo dà il valore della presenza dei nuovi agricoltori. Noi siamo lo scheletro dell'Italia e in quella dimensione, ovviamente con passione, che è la terza parola d'ordine, noi dobbiamo continuare ad essere protagonisti del nostro futuro. Un futuro che passerà necessariamente da scelte che vanno fatte. Ora, queste scelte non possono essere più rinviate. Noi come Confagricoltura sono 5 anni che stiamo, anzi sono presidente da quasi 6 anni, che sto chiedendo un piano strategico nazionale. Guardate, chiedere un piano strategico nazionale non è uno slogan o uno sport o il dover fare un remind a un ministro che arriva, ma quando tu prendi la responsabilità di un dicastero così importante come quello delle politiche agricole, oggi il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, devi avere chiaro dove tu vuoi portare l'agricoltura italiana. L'agricoltura italiana, l'agribusiness, oggi è il primo comparto dell'economia del paese, 540, 550 miliardi, 570 miliardi è il contributo che noi diamo al PIL. Il primo comparto del paese è l'agricoltura. Allora, in quella dimensione oggi l'agricoltura vuole essere leader. Noi vogliamo vedere riconosciute le nostre competenze, le nostre professionalità, ma secondo un modello di crescita. Nel mondo ci sono circa 600 milioni di agricoltori. Siamo 600 milioni. Solamente l'1% di 600 milioni producono per il mercato. Questo che cosa significa? Che solamente un numero limitato di agricoltori del mondo sfamano il mondo e da qui al 2050, con 10 miliardi di cittadini in più, qualcuno dovrà farsi carico di produrre di più. Chi? Noi agricoltori. Allora, in quella dimensione voi capite che dobbiamo produrre di più. E produrre di più per un agricoltore non è un aspetto in cui tutto avviene attraverso una moltiplicazione, un'equazione. Produrre di più con gli effetti del cambiamento climatico, senza una programmazione, con le guerre commerciali, con chi magari pensa di produrre anziché in campo, in laboratorio. Voi capite che le sfide sono molte. E allora ci vuole coraggio, che è la quarta parola d'ordine. Ci vuole il coraggio appunto di sapere dove uno vuole andare. Oggi noi presentiamo un modello di agricoltura fatto di tecnologia digitale, un'agricoltura sempre più integrata, sempre più tecnologica, sempre più digitalizzata. Quando qualcuno ancora racconta che l'agricoltura è la vanga e la zappa, sbaglia, dobbiamo dirlo con chiarezza. Certo, capisco che qualcuno possa avere l'ambizione di rappresentare la vanga e la zappa. Ecco, quella non è Confagricoltura, noi non ce l'abbiamo neanche nei nostri simboli la vanga e la zappa. Noi da sempre guardiamo al progresso e nel simbolo abbiamo la spiga di grano, il progresso, il futuro, il reddito degli agricoltori. Allora, in quella dimensione io credo che ci vogliano scelte coraggiose. Quando sulla PAC, e io me ne assumo le responsabilità delle scelte che sono state fatte, tanto sulla PAC quanto poi vi dirò della transizione energetica, bisogna avere coraggio. Perché nella vita uno non vale uno, non siamo tutti uguali. Ancora oggi noi non possiamo far finta in cui in Italia siamo tutti uguali. Ci sono agricoltori che producono per il mercato, ci sono agricoltori che assumono, ci sono agricoltori che garantiscono, come vi dicevo prima, la presenza territoriale e poi ci sono altri che il sabato e la domenica fanno gli agricoltori per spot, per sport, per professione, per dileggio, per diletto, per tanti motivi. Allora io credo che questo oggi non sia più possibile, perché se guardiamo alla PAC, oggi noi abbiamo una politica agricola che dà un contributo a quasi 800.000 percettori di domanda PAC. Io ribadisco, lo dico in terra bresciana, in terra di lavoratori, in una provincia in cui gli agricoltori lavorano, si ammazzano di lavoro, di fatica,
Io non capisco come sia possibile che a fronte di 800.000 domande di agricoltori ce ne siano solamente 400.000 che hanno la partita IVA. Cioè, io credo che per fare impresa ci voglia una partita IVA, quindi se qualcuno mi spiega come sia possibile che ci siano 400.000 percettori di contributo PAC, poi quando dico che qualcuno lo assimilo a una sorta di reo di cittadinanza vengo anche attaccato, però fatto sta che noi probabilmente tra quei 400, Giovanni, forse non ci abbiamo neanche un socio. Quindi diventa difficile poi coniugare le politiche economiche. Ce li avrà qualcun altro. Beh, sicuramente, noi non ce l'abbiamo. Diventa difficile. Diventa difficile perché questi 400.000 euro, scusa, 400.000 agricoltori, hanno una forbice che va tra 300 e 1.250 euro l'anno e percepiscono mediamente 662 euro l'anno, che credo sia il fatturato orario di una nostra azienda agricola. Allora, capite che quando si fanno le scelte bisogna avere il coraggio di premiare le aziende che producono, che rischiano. Non è più possibile, non è più pensabile che ancora oggi in Italia si faccia confusione tra un modello sociale ed un modello economico. Sono due cose completamente diverse. I fondi per fare l'economia si chiamano PAC, i fondi per tenere in piedi la società si chiamano Fondo Sociale Europeo o altri strumenti di intervento. Allora noi siamo molto coraggiosi delle scelte che facciamo e ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo. Tanto sono convinto che poi tra qualche giorno qualcuno si divertirà a dire ecco Gianzanti continua. Ma guardate, parlare di 100% Made in Italy a me piacerebbe molto. Io vi vorrei parlare di 100% Made in Italy. È uno slogan? Certamente sì. Io sono il primo che voglio il 100% Made in Italy. Però bisogna fare delle scelte se vogliamo il 100% Made in Italy. Se produciamo il 34% di frumento tenero in Italia, capite che se vogliamo raggiungere il 100% di frumento tenero in Italia, dobbiamo coltivare qualcos'altro. O togliamo qualcos'altro o coltiviamo il frumento tenero. Se vogliamo coltivare più mais e raggiungere il 100% del mais, dobbiamo coltivare il 50% in più di superficie maidicola nazionale. Grano duro, siamo al 65%, sui tre prodotti di base, grano tenero, grano duro, mais, che sono la base della dieta di tutti noi e dei nostri animali, ci manca all'incirca il 30% della superficie agricola. Ce ne siamo accorti con la guerra, tra l'altro. Ce ne siamo accorti con la guerra. Allora, dire che bisogna prendere il toro per le corna e fare delle scelte coraggiose andando a dare delle priorità non significa escludere qualcuno. Significa dare delle priorità, significa incentivare quelle filiere strategiche a discapito di chi ancora oggi promuove un modello agricolo completamente diverso rispetto a quello che oggi i cittadini chiedono. Perché i cittadini oggi cosa chiedono fondamentalmente? Prodotto sicuro, in quantità, possibilmente del territorio, al minor costo possibile. Noi oggi non stiamo rispondendo a nessuna di queste forze qua, no, l'unico su cui rispondiamo è il prodotto sicuro. E forse del territorio, ma le altre due le stiamo eludendo. Allora io credo che tutto questo debba farci riflettere. E quindi la quinta parola d'ordine è il futuro. E vado a chiudere. È evidente che il modello agricolo che Confagricoltura in testa è un modello agricolo fatto di produzione. Siamo imprenditori, quindi è necessario produrre di più. Ce lo chiederà il mercato, a meno che non decidiamo di abdicare. Il mercato oggi, lo dice l'OCSE, da qui al 2050 gli agricoltori devono produrre il 30% in più a livello globale. Noi possiamo decidere se demandare questa maggior produzione a chi lo farà in maniera sintetica in un laboratorio, piuttosto che chi farà l'agricoltore in altre parti del mondo. Io che rappresento, noi che rappresentiamo quella parte di agricoltura performante, quella parte di agricoltura che va sul mercato, l'agricoltura di qualità, beh, se permettete, una parte di quel mercato ce lo vogliamo andare a prendere oppure no, oppure lo vogliamo sempre poi recriminare che qualcuno è arrivato prima di noi. Allora, in quella dimensione, voi capite, prima di tutto c'è il tema della produttività. Poi c'è il tema della competitività, e su questo ovviamente ci sono tanti temi, dovrei stare qui a farvi una relazione di due ore, ma insomma sui temi del lavoro, l'impatto dell'inflazione. Guardate, l'impatto dell'inflazione ha avuto degli effetti disastrosi sui conti delle aziende agricole. L'inflazione alimentare, che ha avuto un impatto devastante sui conti anche delle famiglie, l'anno scorso eravamo al 5%, oggi siamo al 13,5% il costo dell'inflazione alimentare. Considerate, sono fattori che evidentemente hanno un impatto e limitano la potenzialità di acquisto dei nostri consumatori sui nostri prodotti.
ma ha anche un effetto di perdita di reddito per gli agricoltori stessi, perché noi riceviamo contributi, ad esempio, da Bruxelles che non tengono conto dell'inflazione. Dall'altra parte abbiamo una Bruxelles che non è attenta a quelle che sono le nostre necessità, abbiamo la BCE che in una fase come questa, anziché mantenere i tassi bassi, li rialza, quindi già le imprese fanno fatica e dovremo produrre ad un costo sempre maggiore, perché è evidente che il costo del denaro si aumenta, aumenterà anche il costo alimentare. È altrettanto vero che abbiamo una Bruxelles che, mentre gli Stati Uniti d'America, il presidente Biden, guardate, l'avesse fatto Trump non mi sarei sorpreso, sinceramente, che lo faccia Biden, il piano ovviamente di Buy American, Biden, presidente democratico, ha appena lanciato un piano per la riduzione dell'inflazione negli Stati Uniti da 40 miliardi di dollari, dedicato esclusivamente a energie rinnovabili, progetti di forestazione e carbon farming. 40 miliardi di dollari. La PAC in Italia vale 37 miliardi di euro. Tutto ciò con una chiara volontà, che è appunto creare valore e opportunità per gli agricoltori americani. Francia. In questi giorni, per l'emergenza ovviamente legata al caro energia e quant'altro, ha stanziato un ulteriore fondo da 500 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 200 milioni per piano ortofrutticolo. Voi capite che in un mercato in cui combattono i forti, o l'Italia inizia a essere forte, oppure è evidente che noi in quei mercati facciamo fatica. E rispetto a questo quindi diventa fondamentale gli elementi di competitività che passano appunto da una capacità, e io ringrazio il Ministro Lollobrigida che sul tema appunto della riduzione dei prodotti fitosanitari, sul tema delle emissioni, sul tema del benessere animale è andato finalmente una volta tanto sui tavoli di Bruxelles dicendo signori l'Italia dice no, perché noi continuiamo secondo un modello ideologico in cui si pensa ad un mondo migliore in Europa, peccato che tutto ciò che c'è intorno all'Europa va da un'altra parte. E non possiamo far finta che ciò non avvenga, perché se vince l'Europa abbiamo vinto la partita, ma se perdiamo la partita, signori, abbiamo perso tutti. Significherà andare a comprare prodotti alimentari in qualsiasi parte del mondo. Allora io tra l'insicuro e il sicuro, perdonatemi, mi tengo il sicuro e lavoro per rafforzare la nostra identità, la nostra forza agricola. Chiudo veramente con due aspetti che andranno a caratterizzare il futuro. Tema delle rinnovabili. Anche qua. Io penso che sul tema delle energie rinnovabili siamo partiti 20 anni fa e dobbiamo costruire il futuro ventennio. Futuro fatto di energia da biogas, l'hai richiamato Giovanni, non possiamo permetterci di chiudere gli impianti di biogas. Sono una realtà importante. Oggi tra fotovoltaico e biogas in Italia ci sono circa 8 gigawatt di energia agricola prodotta, che sono importanti. Abbiamo la capacità di incrementare la produzione di gas nazionale con il biometano raggiungendo il 10% della necessità del paese. È poco? È tanto, ma comunque è una quota di mercato rilevante, perché se avessimo avuto quei 10% non l'avremmo comprato sul mercato, ma soprattutto attraverso la realizzazione e lo sviluppo del fotovoltaico. Ricordo che sull'iniziativa del fotovoltaico, di cui Confagricoltura si intesta totalmente la responsabilità di quello che è stato e di quello che sarà, perché è una scelta di Confagricoltura voler il fotovoltaico con un progetto importante legato al PNRR fotovoltaico tetti, e laddove possibile fotovoltaico terra. Lo dico con chiarezza, laddove possibile, ma devono essere progetti agricoli fatti da agricoltori. Dobbiamo finire con la logica della speculazione finanziaria che arriva in Italia, si appropria dei migliori terreni agricoli per fare fotovoltaico. Allora, se ci sono dei fondi che arrivano e offrono dei valori che attualizzati sono superiori al valore del terreno stesso, dovremmo noi agricoltori capire se qualcuno ti sta strapagando qualcosa. Evidentemente quel business è un business che va portato avanti dall'agricoltore ed è il motivo per cui noi ci siamo battuti affinché ciò avvenisse. Guardate, sapete quant'è la superficie potenziale di terreno agricolo da destinare a fotovoltaico in Italia per raggiungere gli obiettivi? Io non so quanti di voi lo sappiano, però vi dico che l'anno scorso ci siamo indignati quando abbiamo scoperto che in Italia c'erano 1 milione di ettari non coltivati. Bene, se vogliamo raggiungere gli obiettivi con il fotovoltaico stiamo parlando di 60.000 ettari. Allora io non capisco. Possiamo rinunciare a 1 milione di ettari, poi però facciamo ambientalmente una guerra a chi vuol realizzare su 60.000 ettari di terreni che certamente non saranno i più fertili, saranno quelli meno fertili, quelli declivi, quelli a minor disponibilità per essere
utilizzati per l'agricoltura, andiamo a perdere una possibilità andando a non produrre questa energia? Io credo che non farlo sarà un errore. E in quella dimensione quindi tutto il tema delle energie rinnovabili si lega necessariamente ai grandi temi dell'economia circolare, dell'agricoltura circolare, carbon farming. Noi oggi abbiamo un sistema industriale paese che compra ETS in giro nel mondo. Noi stiamo promuovendo con risorse delle nostre migliori imprese industriali la riforestazione o processi comunque di sequestro carbonio in giro nel mondo, perché non lo si vuol fare in Italia. Io questa è una cosa che mi fa impazzire. C'è una normativa europea che dice che i certificati bianchi non possono essere contabilizzati quelli degli agricoltori. Noi li abbiamo contabilizzati, sono 2 miliardi di euro. Sono 2 miliardi di euro di fatturato che gli agricoltori devono rinunciare e sono 2 miliardi di euro che impegniamo di risorse dei nostri amici industriali che li vanno a comprare fuori dall'Italia. Questo è pazzesco. Allora, anziché noi promuovere sistemi che possano rilanciare i boschi, le foreste, la coltivazione di soia in Italia, la ripresa della coltivazione dei nostri oliveti, se pensiamo a quello sfregio, a quella bruttissima pagina che è la xylella in Puglia, perché non rilanciare un sistema uliveto nel sud Italia? Perché non rilanciare la coltivazione di soia nel nord Italia? Perché non riprendere tutti i nostri boschi e foreste con un programma alimentato dai certificati bianchi? Per noi questo, signori, è costruire le strade. Costruire le strade significa assumersi la responsabilità e il coraggio di individuare un percorso e dire ad un agricoltore: tu oggi sei qui e noi ti portiamo da quest'altra parte. Per noi questa è Confagricoltura. Confagricoltura è il futuro e quindi io non posso che ringraziare e salutare tutti voi e darci appuntamento l'anno prossimo, perché l'anno prossimo saremo qui a misurare poi cosa avranno fatto i nostri imprenditori in termini di obiettivi, in termini di cose fatte, ma soprattutto in termini rispetto a quello che noi dobbiamo giornalmente dimostrare, di cui sono orgoglioso, su quello che cosa significa essere oggi agricoltore in Italia. Ringraziamo il Presidente Giansanti per questa ampia, devo dire, panoramica di quello che c'è da fare con urgenza. Lo ringraziamo anche per averci detto ancora una volta che bisogna guardare al futuro. E onestamente, sentendola parlare, Presidente, ho pensato che siete un po' i guardiani del futuro, perché siete i guardiani della Terra, dato che la Terra e le condizioni della nostra, del nostro pianeta sono quelle che ci daranno la possibilità di avere futuro. Credo che capire questo, che poi gli agricoltori sono anche custodi della Terra, sia molto importante. Volevo anche far fare un applauso a sua moglie, ho capito che tutti i weekend va in giro per assemblee, è una santa sta donna, da Bolzano a Brescia, cioè volevo un pensiero. No, è così, però credo che... Ma questo vale altrettanto per Giovanni. Quando si fa una scelta di dare voce agli agricoltori, di rappresentarli, non bisogna guardare esclusivamente al proprio, bisogna mettere sempre davanti l'interesse di tutti noi. E avere la possibilità, avere l'orgoglio di poter visitare le tante unioni provinciali agricoltori, incontrare tanti agricoltori. Guardate, lunedì sarò a Milano Pavia. Poi martedì sarò a Trieste, mercoledì sarò a Ferrara, quindi sto girando l'Italia, ero venerdì a Vercelli, sabato a Bolzano, quindi è per me un privilegio poter ritornare ad incontrare gli agricoltori, perché io ripenso a quella bellissima storia che abbiamo fatto a Milano, che anche per noi quella fu di fatto l'ultima. Eravamo in Borsa Valori a Milano lanciando un'idea di agricoltura, c'era l'amico Enzo Boccia, quindi con un ponte ideale in cui l'agricoltura e l'industria, disegnavamo insieme l'agricoltura e l'agroindustria del futuro. Il Covid, la guerra... Ripartiamo da dove eravamo arrivati. Grazie a tutti voi, appuntamento all'anno 21. Assolutamente sì, grazie a tutti per essere stati qua numerosi. Ripeto, grazie, è un orgoglio per me essere qua davanti a una platea piena, pienissima. Ringrazio, perché l'avete detto, però il tempo che dedico all'Unione Agricoltori è sottratto alla famiglia, per cui un doveroso grazie a moglie e figli che sopportano queste mie assenze. E adesso continuiamo la serata nell'altra sala, ci aspetta lo spiedo bresciano, anche se il Don che è andato via ci ha già dato la dispensa perché è venerdì santo, ma come ci hanno detto in Nuova Zelanda è già sabato e quindi possiamo tranquillamente mangiare. Anche un po' di buon vino alla faccia degli irlandesi, giusto? Assolutamente. Anche la faccia della carne sintetica a questo punto. Grazie a tutti voi, arrivederci, grazie.